Bentornati ragazzi. E c'ha le puppe, vera. Io ho problemi seri con Don Antonio, ragazzi. Per favore, per favore, aiutiamo. Facciamo una colletta e aiutiamo Don Antonio, ragazzi. Che abbiamo qui? Ciao, Prosciù! Si sfrutta il Covid per vedere la live del mattino. Dai, dai. Oggi, ragazzi, siamo avanti su un Tails. Oggi Sekiro lo mettiamo in un secondo da parte. Ieri siamo andati. Tra l'altro, ieri è andata benissimo su Sekiro. Volevo approfittarne per dire una cosa. Allora, sono nel posto giusto? Sì, sei nel posto giustissimo. Infatti, aspetta, A ci quanto mettiamo. pare. Mettiamo un secondo in talking perché volevo dire una cosa. Cioè. Volevo parlare di una cosa con voi, ragazzi. Voi che cosa ne pensate di quello che è successo tra Microsoft e Activision? Cioè, Microsoft che ha acquistato Activision. Stai Mettiti uno rompi i sfondo. coglioni della prof? Sì, stavo pensando. Poi devo ricambiarlo, capito? Mi scoccia. No, perché sei un tuo nero, bravo, non si... No, Si dice di colore, donna. in realtà ci sei scimmia, però... Aspettate che quella rompi coglioni della prof, sto spiegando in un senso. Allora, ragazzi, Mamo, per favore, mi banni Don Antonio, per favore. No, no, non si dicono queste cose. Ma ti rendi conto? Cioè, io mi dissocio, ragazzi, da quello che ha appena detto Don Antonio. Io spero che tu stia scherzando, donna. Mortacci, Ovvio, sto scherzando. mortacci tua. Allora, professore, non sento, ok, tranquilli. Ciao Oh, Twitch. ragazzi, tra l'altro volevo farvi vedere. Cliccate nella sezione emoticons, soprattutto sia quelli nuovi, scusate, sia quelle le persone non abbonate, sia quelle persone abbonate. Ci sono le nuove emoticon. Andate a vedere le nuove emoticon, raga. Ci sono quelle di modi con gratis ora. Ci sono le emoticon gratis e ci sono le emoticon per gli abbonati al primo livello. Poi ovviamente sono anche quelle al secondo livello, ma più cresciamo più ne potremo mettere. Quindi, esatto, dai! No, sciacapippa, no, dai. Momo, guarda che ci sta anche. Bella, cioè, Nani abbiamo messo. Cioè, Mortacci 2 che questa ci deve stare. E poi, ragazzi, questa è una delle mie preferite, Moonlight. Ovviamente, ci deve stare l'emoticon della Moonlight. Allora, spero che vi piacciono le nuove emoticon, raga, perché sono bellissime. Allora, ragazzi, dicevo sulla cosa di Activision. Buongiorno, Jen, un bacione. Ciao Genesis. Non so se vi state rendendo conto di che cazzo significa, che cazzo arriverà sul Game Pass e che cavolo succederà nel mercato videoludico? Tra l'altro stavo proprio leggendo che adesso l'acquisizione di Microsoft da parte di... Scusate, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft addirittura ha impattato sul mercato dell'azionario. Quindi, cioè, vabbè, giustamente spendere 70 miliardi per un mercato in un mercato in cui, diciamo, è micidiale. Un mercato molto molto fruttuoso come quello dei videogame ha sconvolto un casino. Io mi immagino ieri sera quelli di Sony che sono ieri che hanno letto la notizia. Volevo fottuti da così leggendo il coso. No, fra. Non lo so. La Sony che ha paura di No, Xbox. sicuramente non sarà così, però. Penso proprio, non Però penso mai. secondo me il mio pensiero, ragazzi, viene associato a viene, scusa, racchiuso da quel video che vi ho postato oggi, cioè ieri notte sul Discord. Non so se l'avete visto. Avete mai giocato a South Park The Stick of Truth? Io sì. Praticamente ci sta la scena in cui praticamente ci sta Princess Kenny che sta in Giappone, c'è sta la Sony che dice: "Per favore, Princess Kenny, aiutaci! Le navi della Xbox ci impediscono di spedire le nuove PlayStation 4." E si vede tipo la nave con scritto PlayStation 4 gigantesca e le navi Microsoft che cercano di bloccarle. Vabbè, Stavo bravo. troppo ridendo. Nani? Si sono cagati addosso, tutti insieme sincronizzati.
Veramente. E praticamente però Microsoft ha acquistato Blizzard Activision per la modica cifra di 70 miliardi, 70 miliardi? No, 70 milioni o 70 miliardi? 70 70 miliardi. bilioni. Bilioni. 70 biliardi. No, sarebbero 63 miliardi di euro sarebbero. Praticamente per la modica cifra, cioè capisci? Ma quelle sono grandi società, capito? Adesso Bill Gates potrà parlarci dei vaccini del 5G anche nei nostri videogiochi. Raga. Sono due spicci, Dave. Chi è che non ha 70 miliardi nel portafoglio? Io quando l'ho sentito, ragazzi, sono rimasto veramente sconvolto. Anche perché questo significa una sola cosa, che molto probabilmente non mi stanno in camera, ma manco dentro casa tua, immagino, Dave. No, no, molto probabilmente Shaka ha comprato 6 kg quando ora ce l'avrà su Game Pass. Cazzo, è vero! Probabilmente ci sarà Sekiro sul Game Pass. Sì. Vabbè, ma uno che ne sapeva. Pure io che ho comprato il gioco là, come cazzo si chiamava? Scarlet Nexus, e poi è arrivato sul Game Pass. Che ne sapevo io. Uno, aspetta, ma non si compra più giochi. Sicuro ci sarà Sekiro. Sicuro come la morte. E quindi sarà diventato Xbox Studios, in teoria. Non capisco questa cosa. Se escono sul Ah, Game penso Pass, cambiano nome, non penso cambiano nome. in teoria sì, perché anche la Bethesda adesso fa parte dell'Xbox Studios. Poi non lo so, comunque, raga, Microsoft ha tirato fuori a briscola, ha tirato fuori il più 4. Mi dispiace tanto per Sony, perché Sony si deve un attimo dare una svegliata, perché Sony c'ha delle grandissime esclusive, però tutto quello che ci sta dimostrando fino adesso, a parte il perfetto porting di God of War su PC, c'è poca ciccia. Quindi dobbiamo aspettare anche, per esempio, Forspoken. Però, non lo so, a me questa generazione, secondo me, non gen, la nostra Genesis, questa gen, un po' della Sony mi ha un po' deluso, di deludendo, ragazzi. Anche perché la Sony adesso sta giocando molto in difesa, mentre la scorsa generazione Sony ha giocato molto più in attacco, e Xbox molto più in difesa. Sto giro, ragazzi, se ne sono invertite le parti, perché Microsoft sta a dare le pizze, sta a dare le bastonate, e Sony o si ripia, o comunque sicuramente lei non è un'azienda che fallirà, perché Però scusami, però la Microsoft sta giocando un po' sporco, cioè nel senso non è che sta producendo giochi per la sua console, sta portando i giochi della sua console sul PC. ma che cosa vuoi fare? Cioè, allora, lei ha No, Anthony giocato ha come nel sbagliato, anzi a me piace perché io mercato. gioco... Allora, io non dico se è sbagliato, anzi io gioco principalmente da PC. Però capisci, non è che dici sta facendo uscire esclusive, sta facendo uscire giochi bellissimi, sta facendo un sacco di roba. No, sta prendendo i giochi e li sta mettendo su PC. Che è bellissimo! Però non è che sta facendo, capisci? Non è che sta cacciando i gioconi. Beh, questo dipende anche da quanto poi Microsoft inizierà a finanziare, perché lo farà, perché essendo ormai comunque parte della sua azienda, inizierà a finanziare questi progetti. E un conto è quando loro magari si devono trovare il produttore che gli dà un tot determinato di budget, ma se Microsoft gli dà la stessa libertà di budget, allora vuol dire che da questo punto di vista potremmo aspettarci anche dei giochi di una certa qualità. Ora, io voglio vedere innanzitutto quale sono. Io ovviamente non mi faccio la testa, ma io Allora, innanzitutto. io già dico che mo Microsoft si fa i soldi perché fa uscire Diablo 4. Cioè, con Diablo 4 si fa Big Money. Proprio dato di sconto, è proprio scontato. Non ho capito che intendi, scusami. Mo Microsoft, visto che si è comprato cosa? Fa uscire Diablo 4, si fa i soldoni. Capisci anche quello? No, Luca, grazie, grazie mille. Però l'ho letto quello che hai scritto, proprio, mi ha fatto sbaccare pure a me. Dicevo, appunto, il punto della questione è, adesso Microsoft ha un sacco di armi, ma pensate anche World of Warcraft stesso, visto che comunque è un gioco che raga, sono 25 anni che c'è sta quel gioco, 20 anni.
e 20 anni che ancora va avanti. Ma pensate se cioè, il finanziamento di Microsoft porterà uno sviluppo tale alle, già una libertà tale agli sviluppatori da poter veramente permettersi di fare quello che cazzo vogliono. E questa è una cosa che da questo punto di vista voglio aspettare i primi veri e propri prodotti Microsoft Studios di quest'anno, ovvero per esempio Ora saranno esce Starfield. World of Warcraft 2. Chi ne sai? Però, World of Warcraft Z. per esempio, io dopo il flop di Activision con Battlefield 2000 Cristi Santi 2072, io un po' farò uscire Warcraft 3, Warcraft 4, scusami, ma è molto probabile, ma Diablo sicuramente. Probabilmente faranno uscire altri giochi che Già è stato annunciato, solo che è stato rinviato. magari adesso avranno la possibilità, e questa è una cosa positiva, però io voglio vedere i primi prodotti che escono dopo il finanziamento Microsoft, ovvero tipo Starfield o Starfield, anche se non credo che abbia avuto così tanto finanziamento, visto che comunque era già in Sappi che tu stai sviluppo. cagando solo tu. Ah, ok, l'avevo annunciato prima. E poi No, no, soprattutto invece per cellulare, no, per quale cellulare? No, no, adesso, per esempio soprattutto, il PC. Candy Crush fa parte del. Sarà, farà probabilmente parte Ah, del quindi Game mia madre sarà Pass. contenta? Basta che sia. Così almeno vi fate il Game Pass insieme. Lei gioca a Candy Crush e tu. Però mia madre Comunque. sta a livello 700 e passa. E l'hai giocato più di una volta. Porca troia. Comunque, ragazzi. Boh. Ciancio alle bande. È ora di fare di parlare di No, cose ma serie. tipo è impossibile perdere per cellulare. Ma cazzo lo giochi per cellulare? Tab Immortal, fammi cercare. Eccoci Mi qua, pare una ragazzi. cagata, eh. Diablo Immortal. Allora, questo lo mi fa vedere, aspetta, eh. Allora. Cazzo, c'ha ragione, Dave. Stanno facendo uscire un diavolo per telefono. Basta, che scherzo. Fatti No, scopo sto nel tutti. video. Alle 3 Vabbè, ma avevate. per farci, sì, però per farci sto coso su un telefono di Allora. un telefono di 2000 euro, però. Sì, però, The Elder Scroll è la saga di Skyrim. Però la saga di Elder Scroll inizia molti, molti anni fa. Con i primi Elder Scroll, ragazzi, che erano giochi molto vecchi. Però poi c'è stato, diciamo, il primo vero e proprio Elder Scroll, come lo conosciamo noi, è stato Morrowind. Su PlayStation 2, mi pare. Non PlayStation... Sì, PlayStation 2. Esatto, Daggerfall e Mirrodin. Intanto, ragazzi, guardiamo la nostra sigla! Ah, ok, Morrowind. Sigla time. Daggerfall è bellissimo, tra l'altro. Però, ragazzi, stiamo parlando. Ho mischiato Magic. Stiamo parlando di giochi veramente vecchi. Però avevano sempre qualcosa di più. Madonna, che Ah, bello. mi hanno appena detto una cosa prima. Aspetta, non rovinare la La sigla. Konami. Non rovinare La la Konami. sigla. Prima sentiamo la sigla. Le veline. No, fra, io devo fare una cosa. Devo aprire subito Steam. Al posto? Vai. Oiù, ragazzi, la Konami. Qualche ora fa, totalmente a caso, senza dire un cazzo di niente a nessuno, ha rilasciato Master Duel per Steam a caso. Per chi non sapesse, Master Duel sarebbe il gioco di Yu-Gi-Oh! Che nuovo che deve uscire, il crossplay per tutto quanto gratis, è bello figo in questo Dio. Dove si dà un'occhiata? Oh, io lo metto qua a scaricare. Ma che stai scherzando? Giusto, eccolo qua. Ragazzi, è gratis ovviamente il gioco. Tanto mi ha mandato il mio amico che lui è mega fan di Yu-Gi-Oh! Mi spiego, cioè, giocavo con lui. Mamma mia, quanto è bella questa sigla! Vaffanculo. Ragazzi, io mi ricordo una cosa. Ora mi sputtano.
Yu-Gi-Oh! C'è stato. Allora, c'è un racconto, c'è una cazzata che io e Asirus abbiamo fatto quando eravamo più ragazzini. Noi, io e Asirus, ci conosciamo da quando avevamo 14 anni. Quindi 20 anni fa. Praticamente, che è successo? Una volta ero sceso in Calabria da lui, io come scendevo tutte le estati, e quell'anno non so perché mi ero comprato sto cazzo di mazzo di carte Yu-Gi-Oh! Che era fintissimo, cioè del tipo c'avevo tutte le carte più rare perché era finto, era tipo stampato. Sai, te compri dai marocchini, dai i tizi dell'epoca che vendono queste cose, no? E niente, ero sceso dal treno. No, no, una volta siamo andati in stazione che c'era sto posto lungo così, non ci stava mai nessuno, ci mettiamo a giocare tipo a Yu-Gi-Oh! Con le carte, no, le buttiamo per terra. Io ti invoco il mago nero, il drago bianco occhi blu, io ti invoco il mago nero, così. Mamma mia, quanto eravamo stupidi, raga. È bello quando a te me lo conosciamo le regole, voglio. Mamma mia, sì. Che bei tempi. Allora, adesso dove devo andare? Ah, devo tornare al Cuneo, no? Abisso di fuoco era? Porte del fuoco? No. Quale cazzo era? Mi dai una mano? Che vuoi? Cosa devi Ah, sapere? Vulcano Berg era. Vulcano Berg, perfetto. Ma c'è la stellina, no? Perché chiedi a me? È perché senza di te mi sento perso. Ma sto qua, stavo solo parlando con un mio amico che sta stemmando assieme a me che è uscito Yu-Gi-Oh! L'ho appena scaricato. Non potete capire, ho disattivato l'audio del Meet un attimo sulla riunione con sotto l'audio della live con la sigla appunto c'era proprio in piedi il gesticolare e pareva fatto apposta. Wow, se partiva la trasformazione in stile Sailor Moon della professoressa era bellissima. Mamma mia, è spettacolare. Allora, adesso andiamo a combattere contro il boss. Andiamo a combattere contro il boss, ragazzi. E oggi, a quanto dice Don Antonio, dovremmo avere il mega ultra super Mamma mia, spiegone. fra oggi ti fai una testa enorme, ti fai. Addirittura. Dove cazzo devo andare? No, ho preso la scala sbagliata. Penso to the Shadow Realm, you send wallets instead. Aia. Oddio. Sinceramente, Dave, posso chiederti una cosa? Visto che tu ci stai giocando tantissimo, cosa ne pensi di Genshin Impact? Perché non ho mai capito se mi piace quel gioco o è un gioco di merda. Che Io l'ho riscaricato ultimamente. non ho mai capito che cosa vuole essere. Un MMORPG, RPG. Ah, è Breath of the Wild? No, non è Breath of the Wild. C'ha delle meccaniche prese da Breath of the Wild, ma non è Breath of the Wild. Sì, vabbè, con quello intendeva dire, non è che Breath of the Wild, però è un fight molto più complesso. Devo dargli un'occhiata perché ho iniziato a giocare per cellulare e non mi era. Non è che non mi era attirato, però. Boh, devo vederlo per PC, però comunque Io vedevo perché sono stai facendo. convinto che non bisogna giocarlo Ah, sul sì! cellulare. Sì, Cioè, però. praticamente probabilmente è l'unico vero gacha per cui personalmente non l'avrei fatto grazie se non l'hai fatto a pagamento perché è fatto veramente da Dio, Genshin Impact. Ok, allora. Che cosa sta succedendo? Comunque sì, però quello è un gioco fatto sempre dalla Bethesda ed è sempre Oscuro. appartenente alla saga di Elder Scroll. Le Blades, per chi non lo sapesse, erano le, diciamo, le
Durante il periodo della saga di Oblivion erano tipo i guardiani, non mi ricordo esattamente di cosa, comunque erano dei guardiani, erano dei guerrieri. Sciacca, mi assento 2 minuti e No, torno. ma infatti, ok, a tra poco. Cazzo, è Ifrit. Invece adesso guarda il raid. リンウェルの言うようにくさびから発射された4つの光の1つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。Allora くti さびdarò はバラの un'occhiata, 精perché 霊力mi を集ha めていsempre た。incuriosito, ma non ero 何にせsicuro. よ町に向かいでもしたらE quella ポイントcreatura が取れdi ない。necessità scoprirebbe il parco. Quindi そこveniamo e には相proseguiamo.当Ci サイsiete? トを先に進めそうにない。È bello pensare che hai il coraggio di poter dire eliminiamo una bestia così grande. Devi avere le palle per poterlo dire. Ma Ifrit, davvero? Ma si chiama Ifrit Malum? Cioè, io l'ho detto a cazzo. Cioè, io l'ho detto a cazzo e si chiama. È davvero やるしIfrit? かない。Ma傷che を負わないでcazzo?言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。E come cazzo lo colpisco?動きを封じてやろう。逃げた連中を荒くしないな。Scusa, ma come lo何が怖いcolpisco? の。ちょっぴりな。お前は。私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ウーグルを呼び出した。奴を警あ戒しつつ近づけるわよ。Eh beh sì, in effetti sì, però non mi aspettavo che mi uscisse proprio la scritta Ifrit. Capito? È come se mi uscisse fuori il... un nuovo boss a forma di drago e diciamo guarda è arrivato Bahamut e si chiama Bahamut, che ovviamente anche quello è preso dalla mitologia. Ma che cazzo? Questo secondo me mi fa culo. Ovviamente questo è debole all'acqua. Vediamo un po' le arti equipaggiate dagli altri. Soprattutto lei. Ah. Ma non gli tolgo un cazzo. Ah, Dolim è morto. Minchia, questo ragazzi mi sfonda. Ovviamente io non ho attacchi d'acqua, quindi... Vamo, sì, amato, sono quelli, sì. No, Don è andato un attimo via. Ritorna subito. Oh, guarda! Ok. Oggi la telecamera è un po' ad minchiam. Ocean. Vediamo un po'. Madonna, ha preso le pizze serie, eh? Sta prendendo le pizze serie, eh? Questo è forte, se non stai attento. Allora. Oh, io non vedo l'ora di finirlo sto gioco, raga. Soprattutto non vedo l'ora. Ma più che altro mi sta piacendo da morire. Però voglio scoprire il finale, voglio vedere il finale. Voglio parlarne. Perché per me è stato veramente un gran JRPG. Vabbè, questa me la può resuscitare. Tanto abbiamo abbastanza cure. La telecamera in questa boss fight sminchia abbastanza. Eccolo. È forte sto cazzo del boss, eh. Sono belli resistenti. Ma più che altro ancora non sono riuscito a colpirlo perché mi sa che devo battere prima i minion. Madonna.
sarà una lunga boss fight. Allora, vediamo che succede. Una volta attaccato anche questo minion. Scusami. Vedi un drago via Bahamut o Tiamat? No, Tiamat. Sì, perché, no, ti chiama, perché tu non hai capito cosa è successo. Ho fatto. Quando tu te ne sei andato, è entrato sto boss. Io per scherzo ho fatto. Ma che è Ifrit? Ed è Ifrit, cazzo! E sai, io proprio a scherzo ho detto, ma che è Ifrit? Bellissima lei. Vabbè, lei è pure un genio che usa cose di fuoco contro... Ma scusami, ma quando è che posso esattamente attaccarle? Attaccare il boss. Non te lo so dire preciso. Porca troia. Succede quando succede, ma. Ok, ci succede a caso. Un boss. Sì. Diciamo che non attacchi proprio il boss, diciamo che fa delle urde di mostri. Ok. E poi ogni tot ti fa attaccare lui. Ah, ok, chiaro. No, questo è quello che mi ricordo. Sì, ma basta. Quando cazzo finisce sto boss? Non finisce più. Mi sa che lo spiegone l'avremo nella prossima live. Madonna. No, fish è più. Dovrei... sono morti tutti. Tutti? Tutti! Cazzi tuoi? Eh? Cazzi tuoi? Cioè... Ma che cazzo? Cioè, porca troia! Dai, Shaka, ce la vuoi fare? Ragazzi, dite che credete in Shaka. Dategli supporto morale. Veramente. Dai, che stai anche livellato bene. Sì, ma... Oh, ma mi lasci usare il cazzo di gelatina all'ananas, boss? Lasciai usare il cazzo. Sono messo. Shaka pippa. Lo sapevo. No, ma quello lo usate tantissimo. Lo usate tantissimo. Ciao tesoro. Ecco il banner arrivo per dormi. Ma c'è fosforo. È la nostra fosforo. Fosforo, guarda piuttosto le nuove emoticon, pure tu. Tranquilla Fosforo, ho già detto due cose in sua live che poteva far bannare. Sicuramente ti faranno bannare. Subito mi rimetto a cantare, fra. Se vuoi. No, per favore, basta. No? Sicuro? Sì. Sicuro, perché io canto bene. Sì, sì. Dai, canta, voglio sentire, voglio sentire. E c'ha le pompe, vera, 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 c'ha le pompe.
Ma che probabilità. Ma sì, che probabilità. Che problemi c'hai, Don? Mamma mia, però manco idea quanti. Ho notato. Basta, per favore. Basta, orde di mostri. Ma che Pugno della vita della Madonna in croce. cazzo? No, ma non è. Non è. Ma stiamo scherzando? Ma non lo posso attaccare ancora? Ah, adesso ci fanno fare, ok. Altro pugno della Madonna, bra, scappa. Parata! Contrattacco! È segno diventato, bra. Praticamente. È sconfitto così? Ok. Adesso questo è arrivato lo spigone, eh. Non lo so. Allora, ma lui c'ha i poteri! Vabbè, guarda, Dave, io da una cosa del genere da lui me l'aspetto. Lui, non so se lo sai, ma lui c'ha 300 anni. Viene dal passato. Non è un'area diversa rispetto a. È diverso da quello che Almedrei ci ha iniziato contro. Sì. Erano fuori parametri, sembra quasi combattere un Lord. Ma tu sei sicuro, Don, che. Cosa? C'è lo spiegone oggi? Perché l'ho messo nel titolo, ecco lo spiegone. Quindi. Sì, no, allora no, mo' più navi in Shio. Cioè, mo' c'è dopo c'è uno spiegone di Shion. Poi, appena inizia a viaggiare con la navicella, c'è un altro spiegone Ok. particolare. Ah, scusate, il mosso. Erano le quattro meteore, forse abbiamo aspettato un In realtà po' dipende da quanto vai troppo. veloce oggi, perché poi è stato tardi, quindi. Io spero che arrivi allo spiegone finale, però. Ok. Lo devi dire in rima, Don. No, questo non c'era bisogno. Voglio la sua crema antirughe. No, non è un consiglio questo, è proprio una questione di per sapere lui che cosa deve scrivere nel titolo e quant'altro. No, infatti nel titolo ho scritto ecco lo spiegone perché. Allora, vediamo un po' se possiamo prendere qualche picca sonica. Guarigione. Vediamo un po' Rinuel che cosa può prendere. Un cazzo. Rinuel, non puoi prendere un cazzo? Basta un cazzo! Beh, fra, se gli piace, perché devi negarglielo? Donna. È lui? Quello che ha chiesto quanto birro? Donna. No. Non importa, te lo devi dire prima. Va bene. Chiave di una parte della sala naturale che cosa si celi oltre la soglia. Ok. Ok, lo devi dire in rima. Dillo Allora, in rima! se lo spiegone tu vuoi avere. Pian piano ti devi avvalere di un grande spirito e combattimento senza cadere sul mento. Ma cosa cazzo stai dicendo? Non lo so, Fra. Di solito scrivo in chat, c'ho tempo per pensare, stavolta la voce non mi viene. Non lo so, Rick, a me sembra falso. Il rima era il rima, giustamente. Dice, non hai detto di qualcosa di sensato il rima. Beh, a te è anche sensato, ho detto semplicemente cerca di non morire male. Cosa ci fai questo cazzo di mercante qui davanti alla mia astronave? Come fa? In realtà il mercante è il boss finale, fra tu non lo sai. Cristo, cosa ci fa qui il mercante? Un po'. Vediamo. Cosa ci fai tu qui? Io qua ci sono perché dovevo esserci. Allora, aspetta. Forgia arma, vediamo un po'. Vediamo se posso fare le armi finali. Qualche arma finale. Ah, abbiamo tutte le armi finali tra. Sì, per ora le armi. Quindi possiamo comprare.
Ecco, adesso compriamo qualche cosa di serio. Allora, Bottiglia della vita ne avevamo 7. Ecco quello di Resident Evil 4. Pure ci sta. Il Poi, pubblico Bottiglia aspettato. Grazie, felice. Fosforo. Tanti mercati sono sempre i master della storia. No, ma Spero. raga, è impressionante. Cioè, che cazzo ci fa lui qui? Genitina all'ananas, ne Non prendiamo chiedere, fra, non 2. chiedere. Accettalo e Ne basta. prendiamo pure 3. Gelatina al limone. Cioè, prendiamo due gelatine al limone. Vediamo un po'. Gelatina all'arancia, ne prendiamo fino a 15. Ok, siamo a posto così. Ok. Sì, ma lui. Abbiamo sul serio speso tutti quei soldi. Sì, abbiamo sul serio speso tutti quei soldi. Oh, sei pronto a piangere per Sionne? Non lo so. Perfetto. Ok. Siamo pronti, ragazzi, a piangere per Sion? Sì, probabilmente sì. Ma più che altro perché la voglio proteggere, perché è la mia fidanzatina, Sion. Oddio, un altro pippone triste, no? Ma no, Momo! Che Sì, ha detto, Momo? adesso a sfregio saltiamo tutte queste Oh, cutscene. grazie, Fosforo. Per ringraziare la donna e l'impegno profuso, grande. Devo venire a Roma solo per darti un bacino in fronte. Ma No, scusa, lei non appena sta a Roma, infatti. giù. No, mi sono Allora, confuso. questa è la nave in cui viaggiano da Lenegis. Oddio, no, un altro pippone triste, no! Funziona ancora. Senti, secoli, ma sembra ancora buono stare, voglio controllare l'interno. Vabbè, come cazzo le fanno queste astronavi sul Reno? Ma vedi che prende l'astronave e se ne va. Così. Passato in conto in presente. Vengo davvero da un altro tempo e un altro luogo? Esatto. E puoi contare su di noi, Alpha. Sakiro! Hiro! Sakiro, 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 Sakiro! Dai, bro. E anche Rino, allora siamo noi, devi portare per le spalle il peso della storia, fai parte di questo mondo. A Giappone. Scusate, ragazzi, mi viene automatico ogni volta che sento Arigato, ormai. C'è Arigato cos'è, sta quella foto dove c'è sta il rigatone che gli fa. E Giappone fa tipo Arigato, il rigatone gli fa Giappone. Ma vabbè, basta. Tra l'altro, siamo basta, quanta Shaka, risultati ci vorrà del molto. tempo prima che sia pronto al decollo. Ok. Quindi preferirei azzardare previsioni. Ci vogliono forse 20 anni. È che lo so, è vero. Meridi di sfruttare l'attesa per radunare scorte in vista del viaggio. Volta partiti, chissà quando torneremo da Lenegis. Mai più! Mai più! Il cavolo deve stare via troppo a lungo. Non vorrei che capitasse qualcosa durante la nostra assenza. Siamo usciti in tempo e prendere le dovute persone. Ah, ok, mi stai dicendo. Se parti di viaggio non puoi tornare indietro. Almeno per un bel po'. Oh, tesoro, che succede? Perché quel faccino triste? Allora, attendi i preparativi per il decollo. Cosa cazzo ho sentito? No, non l'ho fatto io. Non l'ho fatto io, ve lo giuro, ragazzi. Esiste. Allora, donna, una Dica. cosa. Io non ho altre missioni secondarie da fare adesso. Cioè, quelle post-game. Se non le vedi sulla mappa, non ci sono. Allora, vediamo un po' sulla mappa. Allora, queste sono. No. Questo era pietre nevose. Cerca il fiore fantasma nelle cose nevose. Questo forse non l'abbiamo fatta. Non so però se è una post-game questa. Il fiore fantasma di Nevira.
Ma posso ritornare da cosa? Ma che cosa? Da Lenegis? Ora che parti, parti già. Quindi non posso più tornare su Dana. No, ti Sì, spiego. ma ci metterei un po'. Vabbè, l'importante è che le missioni secondarie le ho prese, quindi le posso fare Nota che anche. le prese, non le perdi. È Ok, quindi questa l'ho presa. importante che non hai buste di carta. Se c'è le buste, vuol dire che la missione ancora non hai preso. No, queste sono, non c'è nessuna. Ah, qui un Appellation, un Appellation. Vattela a prendere Cazzo. prima allora. Sì, andiamo un attimo a Appellation, ragazzi. No, perché voglio sapere, almeno prendendo le missioni, sono sicuro di Eh non no, perché perderle. Fosforo, c'è tre missioni secondarie, se tu vai avanti alla storia le perdi. Quindi appena ti riesco a prendere per forza, se no le perdi nei meandri del gioco. Infatti il gioco è strutturato per fare New Game Plus, per testare New Game Plus. Forse te dovremmo vedersi per un consulto privato, Non che ne per dici? forza, forse, non per forza, ci sono molti JRPG che non hanno il New Plus. Vorrei rispondersi a una serie di domande. Ma il benessere psicologico di Alfred è interessato a questa, secondo me, se vuole divertico. Qual è la tua energia astrale preferita? Amo molto il Volevo dire vento. che quando ho sentito la cover di Acid, la soundtrack di The Witcher per la prima volta, mi è venuta la pelle d'oca. Mi è venuta in mente ora Pensieri vedendo strani? che c'è dai sound. Ma Acid è bravo, bravo. Cioè, non sembra, ma è bravo. Non sembra, ma è bravo. Attacco spassoso e spettacolare. Sei mattiniero nottambulo. Non mi pesa restare in piedi fino a tardi. Come preferisci passare il tuo tempo libero? Mi piace divertire all'aperto. Rilassarmi in casa. Ma hai sentito delle voci misteriose? No, direi di no. Sei un vero lupo solitario, dopo un'aria di calma e decisa si nasconde un animo gentile e altruista. Ma questo è uno di quei survey su Facebook. Italiano, Non mi viene in italiano, di quei sondaggi su Facebook. italiano. Tipo, Ok. non c'è Che molto. patata sei? Esatto, che patata sei. Ogni tanto dovresti provare ad affidarti agli altri. Aspetta, noi siamo abituati a vederlo quando si le suona e quando non Non canta. sembra. Dovrei vederlo quando si le Esattamente. suona e non quando le canta, ma infatti è vero. Tu dovresti provare ad affidarti agli altri. Detto, forse hai ragione. Dovresti sentire bisogno di un altro consulente, lo passi a trovarmi quando vuoi. Ah, ho finito così la missione. Ok. Era una missione sondaggio. Che patata sei? Mi hai detto che sono una patata. Fatta da novella. Esatto. Aspetta, ma al foresta dei gufi abbiamo fatto tutto? Scusa, abbiamo preso tutti i gufi fino adesso, è possibile? Non lo so, controlla. Basta che parli con gli alberi. Se parli con gli alberi dice, qua ti manca 4-8 cose. Ah, ok, allora vediamo qua. Sembra che questo trip non sia completo. Mamma mia, che belli sti colori, raga. Sembra che qui ci sia un posto e qualche gufo sul trespolo. Questo rosso. Che corrisponde a. Il rosso è coso, è la prima zona. È Questo rosso sia Calaria. completo. Albero dei gufi, quello. Completo. Una cosa, Chakra, metti Completo. start. Vai nelle statistiche di gioco e vedi quanti te ne mancano effettivi. Vai nelle statistiche di gioco. Mi pare che sia tipo guida operativa o sistema. Dovrebbe stare la lista delle cose che hai fatto. Guida. No, dove record di Prova gioco? record di gioco. Dovrebbe stare. Aspetta, io vedo il Goofy? I dato, però. goofy devo vedere? Sta tipo scritto, dovrebbe 30 stare. su 38. Ufi? Sì, 30 su 38. Solo 38, non vorrei vedere di più. Vabbè, te mancano 8 allora. Ovviamente trovati quasi tutti per il momento. Bloodborne l'ho finito e se vuoi. Sì, volentieri. Però aspetta. Io non, purtroppo non ho il pass. Se no ti avrei aiutato volentieri. Sì, scusa, il pass, il plus. Se no ti avrei aiutato volentieri. Capito? Tacco Questo, Gianni, ma cosa. se ti serve un aiuto subito,
Vai sul canale di Snake 96-90. Ah, ecco, infatti, lui te lo dà volentieri. O di Bort. Non lo so, contro la sbaglia, il gigante volatore. Sulla puntata domenica, comunque. Quello ho fatto. Ma... scusami. Ma qua mi dicono che tutti sono completi, questo è completo. Qua me ne manca... ci sia ancora posto per qualche... tutti a caraglio stanno. Questo è completo. Completo. Dividere in base alla regione, però. Se ci manca... E allora per forza a Calaglia sono rimasti. Possibile. Se dici che a Calaglia ci manca qualcuno, ce lo sono a Calaglia. Se tu mi dici se tu mi dici allora, che allora, questo è di Calaglia. Sugli alberi sta scritto. Se sei tutto completo, vuol dire che in quella zona lì non ci sono più lupi. Ma sei sicuro che questo rosso è Calaglia? Sì. Dovrebbe essere, perché sono in base all'elemento. Sono colati in base all'elemento. Ci sta pure questo che è arancione, che è giallo. Quale? Questo qua che è giallo. No, dovrebbe essere. Allora, il viola sarebbe la zona dove stava la striga. Ok. Il bianco sarebbe dove stava la zona invernale. Rosso dovrebbe essere Calaglia perché sta il fuoco. Vento. Verde perché sta la zona che è tutta prosperosa di dove stava Dolim. Vabbè, ce li possiamo riprendere dopo quando torniamo. Sì, no, sì, perché l'unico che mi stabile l'hai preso comunque. Cioè solo uno mi stabile in tutti i giochi e te l'ho fatto prendere. Ok, quindi il problema è che non saprei proprio. Magari dove. No, a questo punto devi solo andare a cercare su internet, no? A questo punto devi solo andare a cercare su internet. Sì, per forza. Ma chissà che. Vabbè, però può essere pure che in realtà sta qualcuno in qualche zona nuova, Come no? Se mo vado sull'Enegis. Sull'Enegis non penso proprio ci stanno. Però non lo so, sincero, non c'ho il dubbio. Però sicuro non ne perso nessuno, non ne perdi nessuno, perché l'unico c'è solo uno missabile e te l'ho fatto prendere. Perché quindi dopo ci saranno altre zone, quindi. Devi andare sull'Enegis, devi andare su Rena. Su Rena pure ci stanno i gufi, scusami. No, su Rena no. Appunto. Quindi questo mi sta venendo il dubbio. Dopo, quando torno su Dana, ci saranno altre zone? Perché lì potrebbe spiegarsi, cioè potrei trovare quei gufi. No, allora, no, i gufi stanno solo su Dana, fra. E questo l'ho capito. Ci sono delle zone nuove su Dana che poi devo esplorare o poi ho esplorato tutto? Sì, no, ci sono delle zone che tu ancora non sei andato. Ok. Vabbè, le vedremo dopo, ragazzi. Mo voglio lo spiegone. Mo voglio mettere a cercare 8 gufi adesso. L'importante mi dice che li posso prendere dopo. Sto a posto. No, ho detto solo uno è missabile e te l'ho fatto prendere, quindi sciolto. Sciolto, che so, un cane? No, sciolto, modo di dire. Ah, sì. Io sono troppo boomer, ragazzi, per voi giovani. È buffo, no? Cosa? Con gli occhiali da sole di notte. È bellissimo. Se era questo viaggio che immaginavo sarebbe tutti finiti su Denegis. Lui è più figo di tutti, raga. Giro Zephyr, sì, sì, la stessa cosa. Posso, stessa cosa. Sciolto come scialla, ok. Se ne ero sicuro che prima o poi saremmo giunti all'Eregis. Tu sei Renato, in realtà è già difficile immaginare cosa significhi lasciare Dana. Shion e Dolin, vi ricordo che si stanno in un'altra del territorio nemico. Non so cosa fare chiuso in casa. Mi sa che finisco di nuovo di S3. No, prosciutto, gioco qualcosa di nuovo. Basta di Dark Souls, basta. Gioco qualcosa di nuovo. Esatto, provo qualcosa di nuovo. Scarica anche tu Duel Masters. Mi viene interessante perché sono bello e anche intelligente. No, ma tu sei bellissimo, no, non sono bello. Cioè, diciamo le cose come stanno. Stanno. Senti come suona bene. Sciotto come scialla, sciotto come scialla. Niente di Lenegis. Ora posso andare. Sciogli qua fosforo.
Molti dei compatrioti sono ancora convinti della superiorità naturale di Rena rispetto a Dana. No, non Duel Links, fra Duel Masters d'oggi è gratis. È nuovo, è un nuovo gioco Yu-Gi-Oh! Crossplay per tutte le console. La colpa è loro. Finalmente Dana è un posto libero. Chi sarà la Dana scarlatta? Anche abbastanza incasinato in questo momento. Sì, 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 proprio tutto. Shidoji. Io ora sto trovando. Sto facendo fatture e tutorial, mo sto scaricando. Poi parte il pippone di Shion. Alfen, cos'era quello sguardo molto penetrante? Ci chiede se c'è anche per PC e mobile, donna. È crossplay. Cioè, quasi su tutte le console. C'è PC, mobile, Switch, PlayStation, Xbox. E probabilmente gira pure su Alexa, probabilmente. Gruppo sciolto. Pure qua, quindi, il gruppo è sciallo. Ma te lo vedo, il momento in cui si è la dama scarlatta 2022, ma dopo la reclama... Sto fatto le butto, il momento di scoprire chi sarà la dama scarlatta 2022. Ciao Axel, ben arrivato! Che fosforo, reclam, non siete più stato parlando da 20 anni! Oh Cristo santo, le reclam! Anche tu sei vecchio, però hai ancora i brufali? Allora, sei giovane dentro. Prova anche tu, invecchina, per essere veramente della tua età. Continuiamo il gioco. Lo so, senti come farà Rai 1. Brufali! Ok, questa parte è importante, ragazzi. Cazzo. Ibaro? Ah, sta vibrando il mio... Brufali grossi come bufali. Hai dei bufali in faccia. Ma non riuscire a seri, prima gli appoggi con il potere della Vergine. Sei davvero in grado di farlo? Madonna che bella. Ci serve. Cosa cazzo? Togliti di mezzo. Ciao caro, come stai? Sim, ragazzi. Raga, cosa cazzo sta succedendo? Shion sta dando fuori di testa. Non sto scherzando? Non te lo permetterò. Ciao Axel. Spostati o sarà peggio per te. Mo vedi che gli spara, fine, escono i titoli di coda, bellissimo. Ah, vedi che manco lei è convinta. Come fa? Boom! Headshot! Visto che gli tremavano gli occhi? Sì, veramente. Ma... Cosa cazzo è successo? No, stiamo calmi! Cosa sta succedendo? Guarda quando sono stata pugnalata da Vorran. Io avrei sparato. Ma la storia è lunga. La storia è lunga. La storia è molto molto complessa. Non era la prima volta che era stata pugnalata? Basta bere, dai. Caduta quando era ancora una bambina. Allora qualsiasi cosa mi accadesse, la morte mi è sempre stata negata. Cosa? Ma è Sekiro lei? No, non è il momento. Com'è possibile? Yakurei. Siamo estranei e indissolubili allo stesso tempo. Fanno parte di me. È parente della regina Annalise. Non è il momento
Diva che pezzo. Perché gli auguri non mi lasciano morire? Non prima che sia giunta la mia ora. Ah, ok, quindi lei può morire, ma sono gli auguri che decidono quando. Sì, guarda, guarda che panorama dall'alto, scusate. La mia morte arriverà quando i miei auguri si libereranno. Ok. No, aspetta, cosa? Cioè lei nel momento stesso in cui si libera degli aculei muore. Cioè è l'obbligo a cui non posso sottrarmi. Sì, beh, credo che sia tutto un brutto sogno. Posso continuare a ripetere, ma... Ho detto io che c'erano gli speguni. So che non è vero. Quindi non si potranno mai amare. Veramente. Il motivo per cui Rena Salma era per liberarti gli aculei. E morire? Se bruciassi ciò che ho dentro, cosa pensi che sarebbe di me? Morirebbe. Cazzo. Perché realizza le cose in ritardo. Troppo. Se mi pistino la morte. Allora, ma per farti il mazzo cose che devi scioppare. Guarda, sto aprendo cura anche io, quindi non so, sto ancora vedendo. Se hai portato le spalle agli altri renali, si è unito a noi. Ovviamente ci saranno delle cose a pagamento, ovviamente, visto che è gratis il gioco. Però penso che ci sono delle missioni generali, comunque delle cose che ti fanno guadagnare soldi in gioco e quindi ti potrei comprarle comunque. Aspetta donna, questo momento è importante. Scusami. Ho incontrato voi prima ancora di accorgere che ho perso il desiderio di morire. È per questo che lei voleva morire in solitudine. Voleva andarsene per morire in solitudine. Ma come avrebbe trovato mai Rena Salma? Da sola? Niente Sekiro oggi. Niente Sekiro oggi, Itz. Oggi si va avanti con Tails perché siamo quasi alla fine ormai. Ed è giusto portare alla fine dopo tanto tempo questo gioco. Io non funziona soltanto me, la verità è che inghiottirà l'intimo. Costa! No, allora aspetta. In cui la dama scarlatta risvegliando in me i poteri della vergine è diventata una certezza. Cioè, praticamente se lei si libera degli aculei... Schiatta. Ma l'oscurità dice che avvolgerà tutto il creato, ha detto. Sono allora compreso i poteri avranno girato alcuni fino all'inizio. Non dopo l'Enegis? Non dopo la caduta del Cuneo. Giocato vorrei farlo, ma... Ah, è bellissimo, guarda, è veramente bello, è un capolavoro questo gioco. Tanto il potere di Akuri cresce dentro di me, presto non sarò più in grado di contenerlo. Quando accadrà? Cioè, il suo potere che potrebbe distruggere tutti quanti. Oh Cristo! Porca troia. Quando tutto ha avuto inizio non importava nulla di me e di nessun altro. La sorte di Renani e Danani mi era tutto indifferente. Adesso voglio solo distruggere tutti i Renani. Viva Dana, viva Dana! Dove non morire, ma non voglio più. Non ora che ho voi. Ricordiamoci che lui, anche solo toccandola, si sta facendo veramente del male. Vivere sullo scopo di morire è peggio che essere schiavi. Ma in realtà tutti viviamo con lo scopo di morire. Non importa cosa pensano gli altri, non lo permetterò. Ti prego, baciala adesso. Combatteremo insieme fino alla fine, l'hai detto anche tu. Scappare! Se questa comportasse fino a ogni altra cosa. Madonna, questa è tremenda comunque, come storia è... Tu cosa desideri? Lei vorrebbe vivere. Ma
se mi fidate sfida il destino, lo farò io da solo se necessario. No, lei non è un furry, so io che gli ho messo queste dotazioni. In realtà lei non ce l'aveva di base. Avremi al tuo fianco. Sarei come bene nel male. Adesso esce fuori pure Gimli e hai la mia ascia! Vale anche per me, non siete soli, l'ho passato io, lo ripeto, dal profondo del cuore. Poi esce pure Legolas e il mio arco! Sì, sì, puoi cambiare gli accessori al PC. Al PG. È discendente di una vergine di 300 anni fa. Okay. Gli eventi sono legati in qualche modo ai suoi cure. Per indagare nel senso che, ok, sperando che potremmo trovare un modo per liberare Gulli senza ucciderla. Il sovrano possa avere un ruolo nella questione, ovviamente. Immaginavo. Ho già perso tutto una volta, non uscirò che accadere. Ragazzi, scusate, ho un elefante nell'occhio. Questo rosso sembra uscito da Jojo. È vero. Eh? Non sono io. No, vergine si intende. In un certo senso era la compagna del sovrano. No. Sì, era una sacerdotessa. Chiamiamola così. Sacerdotessa. Cara, quella che accade saremo al tuo fianco. Tutti non sei sola. Ragazzi, ho due elefanti negli occhi. Non riesco a vedere, ragazzi. Sento solo dei barriti lontani. Eh sì. Maledetto, maledizione. Ma dì tu. Perché gioco mi devi fare piangere? Hai donne negli occhi, esatto. Non so chi l'ha detto, ma gli voglio bene. Ok, ho donne negli occhi perché sei elefantino, no? Fosforo. Sì, esatto. Sì, l'ho fatto detto proprio. E vedi perché voglio bene a Fosforo, perché è brava. Le capisce, sa. O più di un'altra cosa, al mondo voglio restare con voi. E poi si gira verso Alfen e soprattutto voglio te. No, a parte questa cazzata. Madonna, raga. No, è dolci. Però vi immaginate tutto il peso che lei si reggeva sulle spalle e ora capisci perché. Perché lei era così restia ad avvicinarsi a qualunque contatto umano. Ad avere qualunque contatto umano. Porca troia. Oddio, prima per un motivo e ora per un altro. Tra l'altro, sì. È il cambiamento climatico, ragazzi. Noi in realtà non mi sudano gli occhi, è solo il cambiamento climatico. Sta piovendo, ragazzi, in realtà. Vediamo un po' che dicono loro. Sì, nel mondo è difficile credere. Solamente Sean stia dicendo la verità. Tu? Tutto quello... Ha detto da amico. Finora sembra che sia il pericolo in compenso di noi. Quindi adesso... No, lui... Axel! No! Deve tornare al mondo tra il destino simile che la posta in gioco sia così alta. Aspetta, che è scritto? Per giocare a sto gioco, questa è la prima scena assoluta che vedo il gioco stesso, ma sto piangendo come una fontana. Guarda, Axel, ti giuro che questo gioco è un è una voragine di emozioni. È troppo, veramente troppo. Bellissimo, raga, è un capolavoro. Se non altro ha vinto anche il Best RPG ai Game Awards 2021, ragazzi. Ci sarà un motivo. Passare il mosaico delle nostre mani, tanti disti, eppure la soluzione ci sfugge. Che ruolo che il gioco deve essere il fulcro dell'intera questione. Ricordi la voce che sentiamo all'interno del cuneo? Gli astrali di Dan aveva preso vita sviluppando la sua volontà, almeno così pensavo. Abbiamo utilizzato l'energia astrale in cui la situazione possa diventare senziente. Sul nostro incontro con Shen e Pelegion, quando i suoi culi si sono scatenati, contenevano più energia di qualsiasi corpo renano. Se le entità senzienti riescono a tenere in vita con la loro volontà? Quindi lei è come se dentro avesse una sorta di Zuguru. Resta un mistero, forse sono potenti da vergine sono. Potenti da vergine sono riusciti a contenerli per metà. È la passione per le vergine. Ti sembra così strano? Sai che il suo mondo è nascosto dietro un velo di finzione. Non può fare altro che cercare la verità. Do Harim!
ragazzi, stelle di Masaya sono quelle che guarda naturalmente l'affresco finale che può dirlo, però si fa fermarsi troppo sull'argomento. È tremendo, ragazzi. Pensa se avessi tutto il gioco prima. Ma guarda, se ti vuoi recuperare il gioco, pure giocarci, ovviamente. Lo trovi molto scontato sia su Steam che su Instagaming. Esatto, però ovviamente se vuoi vedere tutte le nostre reazioni, ci sono, cioè il nostro YouTube, dove ho caricato tutte le live senza neanche un taglio, in modo che potrai vederti, visto che queste live sono state sempre insieme a Don Antonio, si fai anche magari qualche risata. Non solo una, tranquillo. Non solo una. Non solo una. Vero? Non è niente. Rispetto a quello che sta passando Shion... Cioè, vi rendete conto, ragazzi, che Shion ha passato tutta la sua esistenza a non poter essere toccata, a sapere che la sua vita sarebbe, cioè, lei sarebbe morta prima o poi, che nessuno poteva avvicinarsi perché appunto si sarebbe fatta del male e che gli Akuli avrebbero prima o poi preso il sopravvento e distrutta l'intera esistenza, e per liberarsi dagli Akuli lei sarebbe dovuta morire. Porca troia, raga. No. Per non parlare del fatto che un po' avrebbe dovuto comunque fare un figlio per travassare questo coso. Esatto. Perché avrebbe dovuto fare un figlio, però? Non è detto. Perché sì, perché il quello che ha, perché per loro, per Rena, hanno sempre bisogno di una sacerdotessa. Ah, ok. E quindi deve essere come si dice, grazie, sì, mi ricordo. Il potere deve essere dato a qualcuno. Ok. Quindi deve essere sempre un'antenna, cioè un qualcuno relativo a lei. Okay. Quindi dovrebbe fare un figlio. Quindi infatti lei, abbiamo visto che c'ha un'antenata che è uguale a lei. E infatti questo lo sappiamo. Che era l'ex moglie di cosa? Si chiama Master 2, si chiama. Che cosa intendo? Si chiama Master 2, scusami. Acquisti, abbiamo tutti la possibilità di toccare gli altri senza timore di ucciderli. Lui hanno portato via questi quei gesti di dire che non diamo per spontanei. Quando è meno speciale e importante per lei, spero che riesca a ottenere ciò che vuole. Che ho bisogno, ma non posso accettare un mondo senza di lei, un mondo in cui debba morire per garantire la nostra sopravvivenza. Ormai sono legatissimi tutti quanti. Il destino continua a prendere i sacrifici di lei. Vi è mai capitato, ragazzi? Vi è capitato mai, ragazzi? Questa è una cosa che a me capita. Quando magari vi affezionate tanto a un gruppo di personaggi di qualcosa, tipo un libro, un film, una serie TV, ma più che film no, perché il film comunque dura poco, una serie TV, un videogame, che a un certo punto quando finisce loro ti mancano tantissimo. A voglia. Ti mancano tantissimo, tipo a me è successo con The Big Bang Theory, con Friends, sicuramente mi succederà anche con loro. E, esatto, appunto, dico questa cosa di... Tipo Joel è... Guarda, Joel, se parli di Joel, di The Last of Us, perdonami, probabilmente leverai anche il follow, ma Joel ha avuto ciò che meritava. Mi dispiace perché è un personaggio bellissimo, è un personaggio che puoi dire tutto, amore di padre, è meraviglia, ma ha condannato l'intera umanità, quindi un po', e ha fatto ben di peggio, e un po' se lo meritava. Perdonate. C'era pure un po' la puttana a questo punto. Aggiungerei. No, poverino. No, perché ci sono tutte queste cose. Le ha fatto proprio una chiave che l'hai fatto. Da tutto quello che abbiamo scoperto, come potrei? Hai ragione. Non dico che non dico, ma era così. Era così coccolone. È vero, quello sì. Era un padre che ha perso una figlia e... Ok, fa male, lo so, mi ha fatto male anche a me, però. Bella vita. Che fa male. Basta. Male. Stavo cercando di vedere qualcosa di serio. Però solo anche nei momenti più allegri e spensierati del gruppo, è sempre rimasta in silenzio. Credo volesse mantenere distanza a causa delle sue cune, a causa delle sue proteggere le persone al suo potere. Credo fosse... Dai! Credo fosse. Non mi sbagliavo, ho sempre sentito dover sacrificare la vita per un bene superiore, nonostante questo non ci ha mai detto nulla.
Lo so. Come se sempre senza stare sola mi definivo famiglia, non ho mai capito cosa provassi nel profondo. Come ho potuto? È sempre stato felice di averti accanto, lo credi davvero? Se avessi i suoi amici, non credo sarebbe aperta con noi. Grande amica per lei, scommetto che il futuro andrà sempre meglio. Oh, di fare tutto il possibile e stare vicino. Se ci pensi, tutti noi siamo stati soli, ciascuno a modo suo. Nel tempo abbiamo trovato un modo per... Se oggi è l'ultima campagna di D&D fatta in mia durata 2 anni, ma no, ti capisco, guarda, ti giuro che ti capisco tantissimo su questa cosa, Axel. Io. Tra l'altro poi vi voglio parlare proprio di D&D, ragazzi, perché ho deciso che è ora che iniziamo a giocare a D&D sul canale. Noi siamo pronti ad aiutarci a sedersi alla vedenda quando conto davvero, Rinwell. Tanto gioco pure a D&D, ragazzi, quindi vedremo delle belle. Infatti. Parli di Shion. Io sono andato in Italia e insomma sentivo che c'era qualcosa di strano, non avremmo immaginato la verità. Un totalmente diverso da me, senza mai rendermene conto. Siamo in due, voglio dire, sapevo che si turbavano, ma non ho mai capito cosa fosse realmente. Ovviamente nessuno voleva saperlo. Guardi lei con tutto te stesso. Presa fino a fondo, quando volevo aiutarla, la stessa la stavo solo spingendo in un angolo. Per capirlo in tempo. E ora dobbiamo salvare la mia vita. Possiamo salvare tutti quanti. A casa parlo di noi, Alfen. Certo, niente lupi solitari. Una pacca sulla spalla. Non credo che avrebbe molto da dire. Ormai sei un uomo, lo è, già preso la tua decisione. Dopo tutto, noi abbiamo già troppi problemi da occuparci. Abbiamo bisogno di tutte le nostre forze per stare insieme. La prossima volta cercherò di riflettere più a fondo. È una buona idea? Ok. È il momento di evocare Master P. Assolutamente, ragazzi. Poi questa musica di sottofondo, raga, è bellissima. Madonna, che buona, raga. Lo so, lo dico sempre, raga. Quando si gira e si vede il viso, è fatto proprio bene. Di apparire sicuro non fanno... Ok. Sei l'unica... Mi ricordi quando mi ha chiamato amica per la prima volta? Io ti ho picchiato? Infatti, per te è stato naturale, non mi sorprende che tu l'abbia dimenticato. Ma io di diversa, quando mi vedevi tornare come persona mi sentivo condannata alla solitudine. La stanza con The Time, quando mi ha chiamato amica, il muro che avevo costruito intorno a me si è sgretolato. Nel momento ti ho visto solo come un mezzo per arrivare alla fine. Sì, l'ha praticamente frenzonato. Volevo usare la spada ardente e tenere una salma. Il giorno è accaduto di noi, prima che potessi rendere conto, hai preso l'abitudine di finire me, Doni, i miei due amici. Pensa alla nostra origine nata di portare di noi come di chiunque altro. Ma è amica, vedermi come tale prima di allora non l'avevo mai sperato. Però io cosa è andato solo in questo giorno, avrei fatto sì e no il primo tanto stava a Seramelli, poi l'avrebbe... Ognuno avrebbe fatto a modo suo. I muri come pensate secondari della tua vita canon e diventano principiali. Sono d'accordo. Sono d'accordo questo. Guarda, è un discorso veramente lungo e complesso. Perché come tutti diciamo, come i rapporti umani. Successo tra me. Infatti, noi due eravamo due persone secondarie e poi ci siamo trovati come persone primarie. Sono persone essenziali, io ricordiamo il fosforo, ragazzi, ci conosciamo da un botto di tempo. Ho fatto altro pensare a me stessa, dopo essere aperta con voi è stato tutto più chiaro. Vabbè, ma chi non va d'accordo con tutto? Una così bella ragazza. Bella in, non in senso, cioè anche, però non in senso... come persona, diciamo, Dio. Questo è per te, fosforo. Ho capito, donna. No, perché se no sembra che faccio il ruffiano. Ma tu fai il ruffiano. Quindi combatterò per me stesso. Per proteggere il nostro futuro e vincerò. Costi quel che costi. Marpione! No, io me lo sento, l'ho vista 2 volte. Posso guardare.
Sono innamorato di questo gioco, è bellissimo, veramente. Ma poi i disegni, ragazzi, i colori che sono veramente vividi. Le cutscene disegnate, ragazzi, sono uno spettacolo. Le sigle! Perché sono più Sigla! due sigle. Infatti, giustamente questa scena? Cioè, e come l'avresti fatta, Momo? A giappone, scusate, mi è venuta fuori. Donna Simone, proprio in quattro. Cosa esageratimo. accadaglia, che non esiste muro così alto da non poter essere scalato. Lo credo anch'io, perfettamente ragione. E poi ti trovi di fronte il K2 o l'Everest. Vedi che siamo tornati? Sono tornati il gruppo. Bellissimo. Madonna, ragazzi. Tanto è tornato il bel tempo. A parte quel buco nero lì che sta per risucchiare Dana, ma comunque. Sono innamorato. È bellissimo. Decollare, ragazzi. Si va sull'Enelis. Finalmente. Come te lo aspetti in Lenegis, fra? Non lo so, Me è la immagini. tipo una grande città. Una grande città. No, con che tipo di strutture, fra? Tutte tecnologiche. Tipo, passiamo da Tales of Arise in Cyberpunk 2077. Tipo, arriva Alfen e chiedeva: tutto bene? Sean le gira mettendo la mano nel pancino. Diceva: devo fare una grigliata fotonica, levate dal cazzo presto. Momo, ma io che pensavo tu fossi un sentimentale. Gufo in lingua antica, letteralmente colui che tende al cielo. Si chiama Fahrenheit. Assume il senso della nostra impresa. Ah, ci hanno soprannominato la nave. Fall Knights. Il nome battesimo della nave nostra nave. Fall Knights. Mi piace Fall Knights. Era per drammatizzare. Ci sei riuscito, dai, ci sei riuscito. Abbiamo due obiettivi: prima raggiungere l'Enegesi e costringere Renani a ritirarsi da Nana, riscoprire la verità sugli alcuni Shion e trovare un rimedio. Tutto chiaro? Stavamo tutti a piangere, effettivamente. Scusatemi, Sa ragazzi. saluta Massore. Ciao Flavio! Ciao! Come stai, caro? Flavio, per chi non sapesse, è il fratello di Fosforo. Ciao, Fosforo 2. Fosforo 2, la vendetta. Fosforo 2, la vendemmia. Cioè, ragazzi, voi ci credete che siamo quasi in endgame, ma fondamentalmente siamo poco più della metà del gioco? Ti prego, dimmi che adesso diventa tipo No Man's Sky. Eh sì, certo, ma no. Che figata. Non Ti so stavo lavando aspettare i denti. altro video. Che un mondo vivo e pulsante. Non so di quanto siamo piccoli mentre tutto in tuo segno. Cosa, in che senso, Itze? Da questo punto di vista, le divergenze tra Rena e Dana paiono quasi intrascurabili, non trovi? Quanto manca l'Enegis? Hai tempo di dedicarti a qualcosa di più utile? Bisogna sfruttare il tempo che ci separa dall'arrivo per prendere confidenza. No, ragazzi, la Tasha è praticamente 5 sesti del gioco. Ecco, praticamente. È finito il tutorial. Allora, no, praticamente, ragazzi, voi non. Allora, il gioco è lunghissimo. Il gioco è lunghissimo. Arrivi a un certo punto e dici, cazzo, adesso siamo arrivati alla fine. E invece no! Scopri che quando tu pensi di essere arrivato alla fine, sei solo a metà gioco. Esatto. Se so attivare il pilota automatico, penso sia un problema. Sostanzialmente sono qui. Il caso è tutto tuo.
Gruppo sciolto. Ok, siamo di nuovo sciolti. Ok, oggi ragazzi non si combatte, si parla solo. Scappiamo dalla pranzo dei nonni, e via col vento. Però è così agitato? Io ho paura di volare, se ripensa a quanto ci ha messo il croce per il nome dell'astronave. Comunque tanto mi dà viaggiare nello spazio e lo scodo di latta, tutto qui. È fatta apposta, non ci vedo nulla di strano, ma allora sei tu quella che ha un problema. Sono esperto... Non sono un esperto, ma possiamo fidarci alla tecnologia renale. Il resto l'ho portato fino a Dana sano e salvo. Non è perché preoccuparsi, d'accordo? No? Ho di nuovo scialli. Ormai me lo segna la vita sta cosa, fosforo sotto che dico sciolto. Chi è che va a pranzo? Ah, voi andate a pranzo. Abbastanza. Ma devono raccontarti tutta la loro storia. Ma più che altro non è necessario parlare con loro, però è bello scoprire la loro storia, quello che pensano. Cazzo è? Cioè, diciamo un po' la lore. No, no, il fatto è proprio, cioè, più un gioco molto raccontato, Sasti. Semplicemente che se tu non leggi quelle cose ti perdi bene o male una buona parte del gioco. Sistemi sono molto confortevoli, niente a che vedere con i viaggi di amare, grazie al cielo. Sono soci. Si è osservato il dispositivo. Una cosa di vista sembra abbastanza grossa per quelle persone. Sono delle capsule di salvataggio? La capsula medica? Ah. Potrebbe tornarci utile se qualcuno di noi rimanesse ferito. Ho detto qualcosa che non va? Pensate a quello. Dopo il caso ci rimane tutto uno straccio. No, rimasciamo qui. Tu sei rimasto lì dentro per 300 anni. Sembra incredibile, non chiedermi che sia possibile dormire così a lungo. Sono una persona comunque. State intenzionale o meno, sono felice che tu ti sia risvegliato nel nostro secolo. Io non saremmo mai sopravvissuti a tutte queste battaglie. Inoltre, ho detto quando siamo partiti da Venus, sono dovuto avere la convivenza e l'importanza di comprendere le implicazioni. Ampliare le conoscenze. È un ideale più vicino alla sensibilità della nuova generazione. Il mondo finisce a Menace. Oh, ah no, Sasti, no! Ti prego! Imparato che siete, ne sarò grato per sempre. Ieri sto raccontando che sono arrivato a tre quarti di secolo senza sapere che il tasso quadrato per viva raccogliere. Ah, è vero, è vero! È bellissimo! Questa cosa mi ha fatto veramente troppo ridere quando l'ha raccontata ieri. Succede però, Alcune cose. Cioè, non ti è... Succede se non leggi il infatti, tutorial. Infatti, non ho letto il tutorial. Forse sto correndo troppo, però per me non ce ne passa la volta. Ciao, Fosforo! Ciao, tesoro, grazie per esserci stata oggi. Un bacione. Pure due. Allora, ma succede, eh? Beh, caso a game non vuol dire che non devi leggere il tutorial. Allora. Ah, ok, ci sta anche quello. Ci sta se vuoi morire facilmente. Come la tua vita sulle Enegis a quei tempi? Prima, diciamo che non sono convinto delle curi da quando sono memoria. Terapia, ma in realtà mi sfruttavo come cavia per le ricerche. Quindi non ho esperimento di idee. Enigma da risolvere, mi zoccava senza testa a capire cosa ne attivassi le cure e perché cambiassero forma. Queste continue per fortuna non mi hanno impressionata. Guardare lo sfigurare dal dolore come se fosse un mostro. Un pericolo per chiunque sfiorasse completamente. Ma toccare il fondo sarà iniziato l'incubo di segno dell'apocalisse imminente. Ah, che bello! L'eroe fra software che non si aspettava, esattamente. E che programma non voleva. Non lo senti, d'accordo, un giorno sarebbe stato inghiottito dall'oblio. Se devo morire almeno che fosse un nobile intento come salvare il mondo. Ora vedo una vita migliore. Ma se fosse il contrario non potremmo essere noi a sacrificarci per te. Sei impazzito? È proprio questo il punto. Ma perché dovresti fare ti sembra giusto? Questa logica che giustifica la schiavitù, come se alcune vite valessero meno di altre. Stiamo lottando per il bene di tutti, ma non appunto da sacrificare le nostre vite per salvare altre. Ah.
È uno strano punto di vista, ragazzi, per uno che dice che vuole salvare il mondo. Le persone in piena fine del mondo, allora dalle vite a salvare. Là non è che non, là ti perdi come la lore, non ti perdi, non ti perdi come si gioca, semplicemente. È per questo che combatti. Siamo una squadra, ricordi, questa è anche la tua battaglia. Dovremo tutti insieme in questa guerra, nessuno verrà lasciato indietro. Finalmente ho chiaro il vero obiettivo della nostra lotta. Questo significa rivincere il danno su Dana. Ce la faremo? Ce la faremo, ragazzi! È l'unico modo che la faremo! Stare veramente un futuro migliore senza porci traguardi ambiziosi. Possiamo farcela. Secondo me. Ma dice che l'ha frenzonato! Dove no. Il ring senza legge di protezione delle armi e degli oggetti? Solo per capire che servono. No, no! Ma frenzonato, però gliela sta facendo annusare. Ti perdi la storia, però. Esiste, a parte che il gioco perde tempo, la lore ci sta. O no? Io non vedo l'ora, ragazzi, di giocare al The Ring. Non c'è proprio. Oddio, sono tutto un fuoco. Elden Ring. Non è fuoco. Eh? Ma, lascia perdere. Mettendo un l'ordine. È stato l'enne che si intende. A quanto pare nemmeno sei immune alla nostra già di casa. Pure io l'ho già preordinato. Per PC, ovviamente. Allora, questo viaggio ti porterà a galle emozioni spiacevoli. Cosa non ti spaventa? Il pianeta spezzando un numero incalcolabile di vite. Esatto, è vero. Lui e praticamente ha fatto una strage sull'Enegis. Inconsapevole, ovviamente. Passato è passato, non si può rescrivere, possiamo solo agire sul futuro. Dio Harim! Non stato in schiena per ok. Diciamo che il giro è finito. Andiamo in pace. Sto per dire pure io, fra, andiamo in pace. Siamo per avviare le procedure atterraggio. Dai, dai, vogliamo arrivare. In effetti, non so... dobbiamo forse travestirci? È una base di tutte le operazioni relative alla sfida reale di Dana. Il risultato dato dalla sua organizzazione indipendente. Il sistema sociale è basato su gerarchie flessibili. La potenza delle proprie arti astrali riveste un peso notevole. Le arti astrali sono innate nel centro stabilito dalla nascita. Il concetto è quello, ok. Ah, bravo, passa la faccia più, passa più C-Racers. Ai ruoli due arti astrali limitate sono regalati alle classi inferiori e non possono scendere su Dana. Persino i reietti della scala sociale renana sono considerati superiori ai danani. Tenetelo a mente quando saremo lì. Grazie per l'avvertimento, questo lord quando l'ordine apparterà a un rango piuttosto elevato, giusto? Tu Shion? Mi sembra una domanda senza... Hai ragione. Se consigli le arti, hai ragione, sono privilegiata, ma dimentichi gli aculi non sono un tratto propriamente regale. Non so neanche essere circondato da persone che esprimono quel che pensano è netto più semplice. Ma lo è arrossito? Ma lo è geloso? No, è geloso, è attirato da Shion? Il principio arbitrario come le arti estremamente questo fosse un importante criterio di genere per usare il valore di una persona. No, è comunque un ragazzino comunque lui, eh. Giustamente. Il profondo concetto è Shion, è Shion. È giustamente, Shion è la non gnoccona. Per... ha avuto un ruolo anche nel futuro di Pelagio. Dobbiamo recuperare qualunque cosa. È una lunga lista di domande per lei. Signora, c'è una domanda per lei. Stiamo per atterrare, diciamo, potrebbe essere piuttosto turbolente. Sai cosa mi viene in mente? Uno, due cose mi viene in mente. Le orecchie sono un tratto regale. No, le orecchie sono un accessorio che ho messo io a parte, ragazzi. Mi viene in mente, uno, se è vero quello che dicono loro sulla scala sociale, allora, cosa, come si chiama? Che effetto potrebbe fare Rinwell sull'Enegis? Ma allora anche la coda potrebbe essere un effetto... sconvolgerebbe un po' il concetto, le credenze. Esatto. Però tu devi andare ancora sull'Enegis. E anche come sono i... Che altro? Non ancora sull'Enegis come... Oh, giustamente. Come si dice? Come... A parole tue. Che metà danno, ecco. Il napoletano. Ah, ok.
Come gambano. Come gambano. Ma è la morte nera l'Enegis praticamente. Più o meno ci assomiglia un po', eh. Dai, stanno per distruggere Alderaan. Scusate, ho riso un attimo perché ho visto la mia gatta che si è nascosto. Si è nascosta dentro al comodino. No, che è dentro al cassettino di tela. Che cap te ne. Di dove sei, Itz? Sono quasi interamente domandita di tutto. Nessuno si aspetta che sia tornato nella sfida reale, giustamente. Quello si è reso conto, siamo qui. Ma dubbio che lo sarebbe sia passato inosservato. Dobbiamo restare allerta. Siamo venuti qui per trovare la Dama Scarlatta, giusto? In zona proibita, mi sembra un buon punto di partenza, giustamente. Che senso? Segreti si nasconde? Non lo so neanch'io. Capitan. Ah, quindi anche lui è napoletano? Ha capito? Deportato volontariamente... Ah, ok, di Tunisi Alta Campania ho deportato volontariamente in Emilia. No! Ma vi hanno portato con il treno oppure se andavano con il barcone? Che la fonte sia stata una salma. Ricordo che avevo visto durante la cerimonia di canalizzazione spirituale di 3 secoli fa. Ok. Insieme alla Donna Scarlatta. Guardate, ragazzi, col barcone Fiat. Il barcone 500. È un barcone a forma di 500, però va anche sull'acqua. È tipo un anfibio. Vedete, regole, me la vita passerà, non credete sul serio che mi faranno entrare come una fosse da tutto questo tempo? Se esiste anche solo una nuova possibilità, dobbiamo aiutare. Potremmo trovare qualche tizio e guardare le pule. Ok. Andiamo. No, forma di grande punto. Aspetta, ma posso tornare su Dana? Sì, la superfana ti fa sembrare troppo nell'ansia. Per tenere al sicuro, che non smettere di... Mi stanno mostrando come due ragazzini. Sono con esattezza meno di quanti ne pensi, le ultime funzioni fondamentali. In realtà sono portato avanti da Zugol e da macchina... Da Zugol! Che cazzo fanno gli Zugol? Da Zuguli. Zuguli. Quindi posso tornare su Dana se decollo. Tra l'altro Azzurra, quindi era veramente invisibile appena d'acqua. Oddio, ti voglio bene, mi sono sentito male. Perché adesso ti sta immaginando te con la punta sull'acqua, capito? Ok. Ma cosa cazzo sta succedendo sull'Enegis? Perché sta prendendo tutto fuoco? Chi lo sa? Scoprilo. Hanno rifatto la cerimonia allora. No. No. Cosa è successo ultimamente a all'Enegis? Ma quella cosa di che aveva fatto Alfen, scusa. No, è successa un'altra cosa. Non me lo ricordo allora. Fra, cosa ha cacciato l'Enix sulla Sudana? Ah, ha lanciato l'aculeo. E come l'ha cacciato? Che cazzo ne so io come l'ha cacciato? L'avrà cacato, che ne so. No, fra, l'hai visto, ha fatto l'animazione. Ah, sì, l'ha sparato tipo... l'ha sparato, tipo, beh. Però quando l'ha sparato, si è trasformato l'Enix. Forma. Ah, ok, giusto, perché prima era una palla, poi si è aperto tipo un robot. Esattamente. Ok, ma questo non mi viene aspettato come del genere. Ah, ok. Ah, ma Mamoto l'avrebbe parlato. Che parte sono salito facendo autostrada adiatica, quindi tutto torna. Sono un cazzo di immigrato illegale.
Da quanto tempo vivi in Emilia? Da dove possono essere centri abitati qui? Da dove in ogni modo trovare la zona proibita sarà ancora più difficile. Ah, Bakir, sono lì a vederti qui. Cosa ci fai qui? Dovresti essere a Dana per una sfida reale. Chi sono queste persone? Che tu non sei aggiornato sugli ultimi eventi di Dana. Non ci sono più Lord! Eh sì, l'amico mio. Non dirmi che hai iniziato a frequentare. Loro sono con me, piuttosto che è successo qui. Le fondamenta città hanno iniziato a muoversi senza previsto e questo è il risultato. Ma che sono di aspirazione come finora? Se ne vediamo mai, possiamo cercare una zona proibita. Vedi come si possa essere? Perché ti interessa? Sono cazzi miei! Ti conviene non saperlo? È sempre il solito. Da quando si è cambiata la topografia ti trovo sempre la via di casa. Non a dire che la scelta la fine del backstory di Donnie, mi scopri? Infatti, è vero. Finalmente, direi. Cambierà forse il prossimo. Sì, lo immagino. Perché sei tornato? Sono cazzi tuoi. Cioè, sono cazzi miei. Madonna, quanto è figo pure Dohalim, però, Se il 2000 è freddo del 2018, cazzo, Chris. Itz, io vivo in Norvegia. Io sto vivo in Norvegia, io sì che sto freddo. Voi c'hai la pianura padana, cioè c'hai il... Vabbè, sì, effettivamente fa freddo anche lì. Il freddo, vero? Vieni qua su, vieni. Faccio sentire tutti meno 18. Allora, Shaga, quando stanno dice cacevo la retti. Esatto. Chi è Faria? Fatti i cazzi tuoi. No. Bianchi, che ne sarebbe oscuri quanto accade su Dana. Adesso vorrei informare che nonostante il culo sia partito da qui, serve un'informazione per la popolazione. Vediamo che riusciamo a scoprire. Indagare anche se non è una scarlatta. Senza dimenticare di chiedere indicazioni per la zona proibita. Sono una banda di dannati in piccioni. Non lo vuoi sapere, Sasti, non lo vuoi sapere. Non lo vuoi sapere, guarda. Le stalattiti. Contiamo su voi due. Porca troia. Ma oggi non la finiamo più di parlare. Perché qualcuno dovrebbe distruggere case e mezzi di sicurezza. Sentirete il poco. Bisogna distruggere l'intera città come un giocattolo di mattoncino. Qualcuno risponde a questa domanda. Ho assorbito l'energia astrale di Dana per spedirla su Rera. Non stanno usando quell'energia per la sfida reale, giusto? Il processo di istituto stava scoprendo, dobbiamo scoprire il loro obiettivo. In modo che tutto non farà vecchio. Ok, giusto. E arrivare a fine del tempo, quartieri popolari stanno parlando a pezzo. Assolutamente, raga. Yare. Ha fatto yare. Guarda in che condizione versa la città. Persino gli Zuguru hanno messo. Come abbiamo fatto per farci questo? Quale possa essere la causa? Divertimento delle sue altezze avrà ritenuto superfluo informare la popolazione. Non possiamo che sopportare. Ah, che bello! Dohalim! Sì, questo significa sono Lord Dohalim, il casato di Karas. Il Karas. Pensavo fosse a Dana. Non ti inganno, sono il carne ossa, sono tornato in un carico delicato e tu non posso verificare i dettagli. E nel tutto per questa visita aspettare i piani di sopra sono imperturbabili. Ha prodotto i simili nord del passato, prima per sfruttare la sfida reale. L'augurio mi lusinga. In realtà ha detto una cosa molto brutta. È cosa? Come se avesse detto. È come se avesse detto. Se gli avesse detto. Prego sempre che tu possa schiacciare i danani come quello che, come le merde che sono. Ciao, Asi. Ciao, Fra. Ma là stanno ancora. Lo so, lo so. Era pensato per ospitare delle persone? Se intendi?
non era progettato a trasformarsi in questo modo. Sapendo che era destinato a cogliere gli abitanti, avrebbe dovuto considerare le conseguenze. Hai ragione. Era semplicemente la nostra casa, nulla più, nessuno era a conoscenza di tutto questo. È stata costruita in seguito con un residenziamento anche nel corso del telescopio. Ho messo in imbarazzo. Giustamente, è vero. Sul luogo un mistero, senza dubbio, ma qualcosa mi dice che presto troveremo le risposte che stiamo cercando. Dai, Teddy ha detto che era passato. La sua famiglia cagava gente buona e più la rispetta i predecessori. Sì, effettivamente. Un tempo! Ai tempi miei! Ai tempi miei il tuo casato era rispettabile, ora guarda che merda! Quando c'era lui! Cagato, non ce la fa, stronzate! Veramente. Oh, ma anche qui ci sono i... Ma aspetta, anche sull'Enegis si trovano le gelatine. In che senso? Abbiamo trovato le gelatine. Sì, no, ma... Fra, non ti posso fare spoiler, porco cazzo. Ok, chiaro. Si arriva, cioè, ti potrei rispondere per questa stronzata, però è spoiler poi. Ok. Mi ha dato una nuova ricetta. Il parfait sfizioso. Io vorrei provare un parfait. Sono buonissimi. Ma non li fanno qua. Ma tra l'altro, ragazzi, io ho provato il parfait. Non è vero, non li fanno. Il duce... li fanno. C'è un negozio a Napoli che c'ha in stile anni 70 che faceva i parfait, più una sottospecie. Ma io li ho mangiati a Tokyo al Square Enix Café, al Arnia Square Enix Café, e ci stava il parfait di Final Fantasy VII con il gelato, e c'era la spada di Cloud in cioccolato, fatta in cioccolato, perfetta. Bellissimo. Spettacolare. Io ho mangiato pure i pancake con i chocobo, stampa di sopra. No, vabbè, fra... E la cosa bella, sì, cioè, poi ve le passo su Discord. Vi dico solo che le bevande, i soft drink erano potion e high potion, no. Mentre tutte le bevande alcoliche erano dedicate a o alle materie o alle Guardian Force, le invocazioni. Ci stava Ifrit, Shiva, ci stava varie altre cose, insomma. Bellissimo, ci stavano i cosi, i pancake anche a forma di moguri. Non ricordo che sono donna vestita a quel modo. Poi vi faccio le foto su Discord. Dubbio passi inosservata. Quando a Dara per la vestita mi ha visto l'ordine di intrattenersi con una donna del genere. Questa domanda, non ho mai visto questa donna, me lo ripeto, più che ricerca, se posso chiedere. Non ho fatto. Ok, niente, questo non mi ha detto niente. E i moguri, però a me veniva sempre Kupo dall'inizio. Ok. Kupo. Quanto sono belli i moguri, raga. Che cazzo è? Allora, va bene, era smarrita. Non riesco a tornare a casa, ho studiato l'ennesimo percorso alternativo. Se ti passare di qua, i disagi sono notevoli. Ho fiducia nel sovrano. Se dunque quanto esponente di una classe inferiore non sono benvenuto da queste parti. In quanto pare sarò costretto a attraversare quella zona. Il Kerasu-sama! Com'è possibile pensare fosse ancora a casa a Zudana? È una lunga storia che conosce la passata, saresti in giro di indicarcela? Chiedo bene, davanti ha affrontato il terreno un muro che sembra persi un passaggio. Prendo il quartiere dell'altro non si arriva con esattezza, vale la pena indagare. Ricordo che si preoccupa della popolana? Oh, Dohalim Senpai! Non ho mai alcun lavoro, siamo come in tutte le reni. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, ieri ho cominciato un anime, non so se lo conoscete, Vinland Saga, ambientato in Islanda, quindi con i vichinghi, eccetera, eccetera. Quanto mi fa strano sentire i vichinghi che parlano in giapponese. Però sai chi è l'autore di Vinland Saga? Chi è? L'attrice di Vinland Saga? È l'attrice di Fullmetal Alchemist. Davvero?
Significa che qualcuno vuole nascondere la verità, anche l'Eden che sta sotto qualche forma di rivoluzione. Mi sembra essere anche l'autrice del mio manga preferito, che io ho tutto quanto, ovviamente. Cioè? Silver Spoon. Ok. Quindi è una mentalità inculcata, le persone difficili da stirpare. Nulla succede nel caso e loro occhi rientra tutto il grande progetto del governo. L'aspetto ancora non mi è chiaro, il comando sull'Edagis risale sul Reno dove controlla anche l'Edagis. Dove sta lo skin? Quando serve prendermi una... Dove piuttosto vasto per una singola persona, la maggiore amministrazione... L'impegno consigliere, un TikTok che non avesse mai pensato, l'unità assoluta del suono che come Rena venga. Ma tu non hai mai conosciuto, perché praticamente qualcuno che... Ho capito, Dave. Dove sta Whisky quando serve a vendermi una pozione? No, io non l'ho capito, ragazzi. È un Moguri che sta in un gioco di Final Fantasy. Non me la ricordo. Ah, ok. Dovrebbe essere... Mi pare che si chiama Final Fantasy Four... No, mi sa che non ho giocato quello. Mi pare? O no, o un altro. Infatti sono senza. Comunque c'è un Final Fantasy che si chiama questo Moguri. Improvviso in città come quella attuale. Alfa sostiene che il ruolo sia già imposto da tempo e ridosso la cerimonia. Sovrano anche il titolo che indica il monarca sovrano. Ah, ok. No, io faccio, non l'ho giocato. È uno di quelli che mi mancano. E che devo giocare assolutamente. Ah, è vero, il motore esploratore di Final Fantasy 9. Non me lo ricordavo, porca troia. È da un boato di tempo che vorrei riportare Final Fantasy 9. Mamma mia, raga. Madonna, raga, cioè qua ce l'ho, è il mio Final Fantasy preferito. Tuttavia, dall'attuale regnante non siamo notizie. Lo so che c'è PC. Al momento non so cosa. Sì, lo so che è su PC. Di roba super conveniente. C'è anche sul Game Pass, se non sbaglio, Final Fantasy 9, se non l'hanno tolto. Che si freggia. No, non c'è. Ah, ok, allora devo. Vabbè, se lo ricompro. Pensi che si è nominato sovrano allo stesso tempo. Ecco, di Final Fantasy 9. Se vuoi lo porto io, c'è Shaka con me che commenta. Ah, si può fare pure. Se vedo due sovrani in carica, uno di questi obblighi di governare uno dei ruoli cerimoniali. Abbiamo mai incontrato Warren di persone. Madonna quanto chiacchierano, però. Vedrebbe anche gli strani eventi che sono accaduti qui. Non pensare che Warren e la dama mascherata siano alleati? A meno che non ce ne siano altri cui ignoriamo l'esistenza, mica sono io. Finché non mi sembra un buon punto di partenza. No, perché la tua non mi sembra abbastanza buona, quando l'ho provato. Dai. Oddio, non finiscono più le scenette! Ah, no, è da acquistare, lo so. Eppure stranamente non sembra importare nessuno, lui a trovare bizzarro la situazione questa sempre, quindi... D'altra parte qui hanno standard di vita molto superiore rispetto alla situazione... No, ma dico, ad Asi, mi pareva che non c'era su Game Pass, perché mi ricordo che su Game c'era Pass tempo c'è... C'era tempo fa. C'è 10, 10, 2... il 13... Quanto sembra... Forse l'8. No, c'era Final Fantasy 9 fino a poco tempo fa, me lo ricordo. Come sappiamo potrebbe confondere una fare passare se non si riesce a fare giudizio e dedicarci alle indagini. Ancora! No. Dimmi, Tony, questo è il suo talento, ha un nome. Talento di rifiscia di grazia che parla con gli sconosciuti. Sembrano perdere la tua labbra. Perché io sono un superiore. Si chiama intimidire con il sorriso. Bisogna apparire austeri e esprimersi con voce profonda e altisonante. In un batter d'occhio avrei tutti ai tuoi piedi. Volentieri, chi sarà? Berlusconi, sei tu? Anche. Okay. Basterei mai simili stratagemmi. Vabbè, te passa una come chi sarà davanti. Non è che la ignori, Ma incuriosito, esiste un testamento specifico. Vediamo come è importante essere associato all'eleganza se vivo sia antiquato. Sono dei paroloni incomprensibili. Ma con me puoi dirlo. Sto cercando di aiutarti a capire. Così, preso da Alfa e lo. Tutto, fra tutto.
In italiano giusto, insomma, sì, sono d'accordo. Livello linguistico e grammaticale. A volte sembra che manchi qualcosa. Infatti Final Fantasy 9 vorrei giocarlo troppo in giapponese. Sarebbe troppo bello giocarlo in giapponese. Oddio, ancora parlano! Assolutamente tutti i lord sono mandati in Dara, dove mi erano. Quello che sta accadendo su Lenix. Ma comunque sta gente si fa un sacco di pimentali. I personaggi parlano con i veri dialetti. Mamma mia, che spettacolo! Per questo l'hanno tradotto con i dialetti italiani. Hanno rispettato in un certo senso una cosa che avevano fatto in Giappone. Mi piace sta cosa. Come vedi, non è impegnato con una vita normale, ci devi venire a riflettere. Con scarso successo. Però ragazzi, Queen a Queen, che parla in romano, c'è tanto. È legato ai miei ricordi dell'infanzia. Perché non provi a chiedere informazioni a gente nel posto? Per non fare una folta schiera di servitori con l'Erechis. Non è più propensa a parlare con noi. Che parla romanaccia, è vero. Qui la romanaccia ci stava, era perfetta. Ercina pure, poi Ercina. Parla con i sostenitori dei Lord. Cioè, ma adesso devo ancora di nuovo parlare. Non finirà più, ragazzi. Questa sarà una live solo di chiacchierata, a quanto pare. Lord Stefano, perché vuoi proprio qualcuno? Sto durando questa chiacchierata, Cosa? Io non a volte piuttosto che sono tutto confronti di mente del suo casato. Pensi ancora a buona fama, se il sud di Piacuno li conosce. La situazione è sempre protetti da qualunque minaccia esterna. Su questo non c'è dubbio. Mi sa che c'ho problemi un po' di internet, ragazzi. Porca troia. Che succede, Saga? Problemi di internet. Di... come prima, quindi. Porca troia. Vediamo un po' se si stabilisce di nuovo. Palle, sti cazzo di problemi di internet. Internet di merda. Ok, che adesso dovrebbe riprendersi. È diventato normale, fra in live. Stanno parlando però. Ok, si è ripreso. No, diventato normale in live, ho detto. Non è che sta parlando troppo. Sì, è solo che sta una parte della storia dove ci sono tutte le spiegazioni. Tutte le spiegazioni adesso. Non potevano spiegarlo durante il gioco. Vabbè, ma è il plot twist finale, scusami, Ci mancherebbe pure. Dici, siamo giustamente siamo nella parte finale. Il servitore, a quanto vedo, ti ricordo. Ricordate di me, signore, suppongo di sì. A casa di caro sostengo personalmente la vostra signoria. Intanto cercando di niente. Ok. Quindi questa è una fangirl di Dualim. Dualim. No, basta. Non ho potuto caricare nulla. Questo allora non l'ho detto oggi. Vi parlerò di un uomo sublime, faro raggiante di pura bellezza, le cui parole scorgano divine. Dal casato di Gil'Caras discende al nome di Lord Dualim, risponde. Musica ed arte è la sua passione. La popolazione incolta e grezza mai raggiungerà tale blasone. Talmente raffinato. Guarda, Alpen si è incazzato a bestia. Talmente raffinato il portamento che il suo pensiero mi lascia sgomento. E invece Dolim sta arrossendo. E quando infine sovrano sarà, riscopriremo un'arena feconda. Un mondo di gioia e prosperità. In attesa che quei giorni di gloria dal mattino si mette fonda. Io innalzerò la sua vittoria. Che ne pensate, mio signore? Ho scritto queste righe con il cuore della speranza di quella della vostra essenza. No, non rompe l'hype.
perché tu mostri quando sei quando andiamo al gioco. Se parti dall'inizio, ti viene una cristo di voglia di sapere cosa effettivamente sta succedendo nel mondo. Che oh no, Shaka. Tu le scenette le puoi anche saltare, eh. Capito? Solo che ti salti poi magari dei discorsi importanti che riguardano la lore, questo è il discorso. Però effettivamente sì, parlano tanto. C'è un oggetto qui, non l'ho visto. Il giocatista lo sa però che cos'è il gioco. Tutti i Tales sono così, vero? Sì, tutti i Tales sono così. Ma è un tratto distintivo ottimo, per amor di Dio. Se mi chiedete di piacere il genere, sì, è come chi gioca a Xenogear. Scusami, Xenoblade. Cioè, tu, se non ti piace lo stile di combattimento di Xenoblade, è inutile che lo compri e lo giochi se poi sa che ti farà schifo. Devo ribadire. Zale, ragazzi. In questa casa sulla vita non ha nessuno quanto lui a cuore gli interessi di Rea. Devi staccare. Potenziale danno per le nostre zone. Diventare le nostre prossime zone esistono in effetti. E questo è un lord esemplare, un modello inarrivabile. Purtroppo non molto. Le persone con i due figli hanno avuto l'onore di essere a suo fianco in superficie. Non deve essere per quelloso. Bravo. Sì, sì, si possono saltare, si possono. Volendo si possono anche non sentire affatto. Tranne quelle ovviamente di importanti. Ma ci del gioco perdi. Però appunto ti perdi il gioco. Vabbè, però ovviamente ognuno può giocare come gli pare. Ah, quello sì. Ok, ora di andare avanti. Ovviamente mi hanno fatto tornare indietro solamente per sentire questi discorsi su chi sosteneva chi. Ah, ecco, oddio, altre persone con cui parlare. Ti prego, donna, devo parlare. Sì, è una missione secondaria. Shaka, che ora di puoi fare tu? Io tra 10 minuti devo spegnere. Allora penso che è meglio se ti fermi qua. Dici? Mo c'è un po' di missioni, poi c'è il dungeon, cose. Ok. Allora, ci fermiamo qua, ragazzi. E così facciamo una chiacchierata. Si chiacchiera un pochino. Se non ricordo il titolo, però ricordo solo che il personaggio principale aveva un'arma a due mani, tipo come se fosse un guantone alla Wolverine. Quello era bello, anche un po' i maroni gonfi a fine gioco li avevo. Vabbè, dipende se ti piace meno seguire una storia complicata, comunque una storia bella raccontata. Comunque è bello, è bello. Guantoni di Wolverine. Non c'è nessun protagonista che ha i guantoni alla Wolverine. Oddio. Sei sicuro? Protagonista non c'è nessuno con guantoni alla Wolverine. A massimo Shades of Symphonia che c'è il protagonista che ha due lame. Cioè c'ha due spade. E c'è su PS3. Ma due guantoni alla Wolverine no. Ah, scusami, no. Non è vero. Probabilmente stai parlando di Tears of Xillia, che c'ha il protagonista che... Cioè, tu scegli fra due protagonisti in realtà, e c'è un protagonista che usa i guantoni per combattere, e poi mentre c'avevi un guantone che c'aveva come skin... Le lame, ovviamente. Potrebbe essere. Allora, l'endgame di questo gioco... Allora, noi non siamo ancora in endgame, ci vorrà ancora un po'. No, sei in... Sei endgame, ti mancano praticamente due o tre dungeon. Ok. Quindi next time, ragazzi, si porterà Sekiro e dovrebbe essere probabilmente non domani perché devo andarmi a testare. Probabilmente sabato mattina, ragazzi. Sabato mattina, ragazzi, si continuerà con Sekiro. Io purtroppo non so se Asirus andrà in live questi giorni. Però purtroppo io domani devo andarmi a testare e quindi poi devo andare al lavoro e mi risulta difficile. Mi risulta molto difficile andare in streaming perché poi alle 4 lavoro. E same, stessa cosa venerdì, purtroppo devo lavorare dalle 2 del mattino fino a chiusura. E quindi noi sabato mattina, ragazzi, continueremo con Sekiro e domenica continueremo con Tales of Arise.
Quindi, ragazzi, ora abbiamo visto questa sigla finale. Noi ci mettiamo. Scusami, cosa hai detto? Domenica, tu ci sei? Ah, sì, sì. Eh? Sì, sì, ci sono domenica. Perfetto, quindi domenica si continua con Tales of Arise, mentre sabato mattina si continuerà con Sekiro, così andiamo avanti, ragazzi. Sekiro! Backstab! Devi andarli a pestare, backstab! Allora, ragazzi, io vi ringrazio per tutto, ringrazio per la compagnia e vi ringrazio per seguirmi, soprattutto anche su Tales of Arise, ragazzi, è un gioco che io amo da morire. E sono contento di farlo scoprire alle persone che ancora non ci hanno giocato, perché è un gioco che ne vale assolutamente la pena. Poi soprattutto è contento il nostro amico Don, perché Don è un grandissimo appassionato della saga di Tales, li conosce tutti, non so se li ha giocati altrettanti, ma... Giocato la maggior parte, ho giocato. Poi quindi comunque tipo... sono molto appassionato di JRPG, quindi sono molto contento che li gioca e che posso parlarne e posso aiutare Shaga. Infatti sono veramente contento di questa cosa, perché io quando ho iniziato da solo, però poi, ragazzi, praticamente ogni live è stata in compagnia di cosa? È stata in compagnia di... mia, di Enigma, sì. di varie altre persone. No, infatti. Diciamo che Shaka è un bambino speciale, ha bisogno di qualcuno che gli insegna le cose. Non è vero, mi fa piacere fare le live con voi, deficiente. Ciao, bene, bentornato, Momo. Pure io, no. Allora, no, certo, mi piace fare le cose con voi, giocare con voi, stare in live con voi, in modo che voi mi accompagnate in queste storie, in questi racconti, perché soprattutto Tales of Arise è un gioco molto molto bello, e devo essere sincero, non me lo sarei goduto tanto quanto me lo sto godendo giocandolo con te, insieme a te in live, perché comunque è pesante, sì. Come se non hai mai giocato un Tales, è pesante. No, capito, per questo mi piace giocarlo con te, perché comunque si smorza molto, mi spieghi. Shaga Pippa, ce la vede, raga, mo ormai non userete mai l'emoticon Shaga Top. No, io comunque, raga, bellissime le nuove. Non so se vi piacciono le nuove emoticon, noi piacciono da morire. Tipo, a me piace da morire Nani. Questa qua. Mi piace da morire questa qua Nani, però non so neanche... Sì, si legge bene. Tra l'altro... Quello è il kanji di Nani. Io farei un ringraziamento ad Asi. Un bel applauso per lui, perché si è sbattuto tantissimo a fare queste cose. Non solo le emoticon, ma anche la grafica nuova. Esatto, ci siamo sbattuti. Allora, questa l'ha fatta lui. Questa l'ha fatta lui, il nuovo logo, le nostre le nuove transizioni e tutto. Ragazzi, praticamente Shaga fa solo le live, fa tutto Asi. Donna. Io ti banno. No, allora, Asi è vero, Asi si spacca il culo in prossimo boss di Sekiro, che batti la useremo, dai, eh. Ci sta anche il dai, tra l'altro, ci sta anche il dai, ragazzi. Ci sono anche il dai, sono le emoticon gratuite, voi non so se sapete che adesso ci sono le emoticon gratuite del canale, e ci stanno... Alcune. No, le emoticon gratuite sono gratuite, nel senso, tu appena sei... No, ci sono alcune gratuite e alcune no. Ah, ovviamente, sì. No, ci sono le emoticon gratuite, sono 5. Quelle, basta che diventate follow di un canale e potete averle, in teoria. Fa la parte facile. Non te crede che è la parte facile. No. Perché comunque poi io mi tutti sbatto... Tutti pensano sia facile streamare. Tutti pensano sia facile streamare, che cazzo proprio. Io mi sbatto su OBS, mi sbatto con le... Con la connessione. Con la connessione che mi sta facendo soffrire, mi sbatto con... Spende soldi per comprare i giochi. Per i giochi, per le attrezzature. Tra l'altro, a breve, raga, dovrei avere la possibilità di acquistare un po', che ci sono i soldi da parte che li sto mettendo. La nuova capture card, e stavolta, ragazzi, mi prendo una Elgato, quella buona, perché... Come Dio comanda. Esatto, mi prendo la Elgato, perché questa qua... Signora, i limoni!
Esatto, mi prendo l'Elgato perché queste qua che ho io adesso mi si surriscalda e non va bene per quanto riguarda le cose. Poi comunque, ragazzi, ho pure una webcam che ho speso un bel soldi perché più che altro, ragazzi, sto cercando di darvi la più qualità possibile per quanto riguarda le live e anche poi YouTube. La qualità, ragazzi, la qualità. Cioè, la telecamera a 60 fps comunque, non so se si vede che Mica 60 fps. cazzi. Sai, dai, che io faccio live effettivamente. No, infatti, soprattutto all'inizio è complesso. Poi noi siamo più o meno 6 mesi che stiamo andando. Siamo in live. Quindi, raga, che dire, io ringrazio tantissimo Asirus perché è il mio migliore amico da 20 anni. Quindi, uno mi sopporta, due mi supporta sempre. E tre, si fa veramente un culo così per quanto riguarda le grafiche, ma anche per i video su YouTube. Che edita perché sono una pippa nell'editare e vorrei invece imparare, però non ho il tempo, capito? Intanto lavorano anche ragazzi, tra l'altro. Esatto, intanto lavoriamo anche. Poi piano piano si migliora sia come setup che come personaggio. No, infatti, sì, quello è soprattutto il personaggio. Ma poi è bello vedere che nei video su YouTube, nella serie che io sto portando su YouTube, che è appena iniziata e devo avere il tempo di registrare, ragazzi, perché il lavoro mi succhia l'anima. È bello vedere come. È difficile parlare su YouTube facendo un gameplay simile stile come lo sto facendo adesso, mentre su Twitch mi viene così. La cosa bella di tutto questo è che io stavo pensando di mettere dei post-it con delle sagome, scrivere, appiccicarle al muro davanti, scrivere Don Antonio, Momo, Itz, Prosciutto, eccetera, eccetera, in modo che so io sempre di avere un pubblico, però. Questo si parla quando si faccio YouTube. Ci avevo pensato questa l'altra volta. Boh, vi voglio dire una cosa al volo, ragazzi. Prima di salutarvi, sto pensando seriamente di iniziare una campagna di Dungeon & Dragon. Come avevo proposto, dai livelli infimi. Iniziare dai livelli infimi. E poi devo studiare Mano. bene esatto, man mano, evolvere quei personaggi in. Livelli seguendo la quinta edizione, quindi piano piano arrivare a livello 20. Ora, Vabbè, creare una vera e propria storia che arriva fino alla fine. esatto, creare una storia, quindi iniziare proprio da ragazzini perché i livelli infimi sono da bambini. Allora, di solito quando si batte a livello 1 può essere anche il ragazzino di 15 anni. No, ma però i livelli infimi. Cioè, i livelli infimi si parte da meno 4. Ah, ma aspetta, stai parlando di No, no, D&D 5 no, no. Next, Cioè, proprio il non c'è il manuale. mito. Cioè, proprio il manuale dei livelli infimi esiste, io ce l'ho già. Il Ma per il manuale degli. 5? No, no, no. Cioè, il suo gioco a parte. È la sua. Funziona più o meno come Pathfinder, ma è molto più semplice. E quindi poi a un certo punto converti in D&D 5 poi? Vabbè, E poi ci sta, perché sicuramente la conversione. dai, è da ingegnarsi un attimo, Tranquillo, ingegnarsi un poi attimo. ci sono anche le tabelle di conversione. Ci sono anche le tabelle di Ah. conversione. Perché, per esempio, quando passai dalla 3 a Pathfinder, c'era la tabella di conversione Dungeon Dragon 3 a Pathfinder. Quindi, ragazzi, io No, devo. quello lo so, solo quello, Allora. quella degli intimi non mi è nuova proprio a me. Innanzitutto, Don, tu sarai uno dei miei personaggi. Sappilo, tu sei Oh, bravo. obbligatorio. Tu sei uno dei miei personaggi. E ho bisogno di altre 3 persone, perché il party sarà da 4 persone. E io ho in mente qualcosa di grande. Ragazzi, qualcosa di grande. Poi, ovviamente, si aggiungeranno altre persone. Ho in mente di coinvolgere altri streamer nel fare NPC. Buongiorno. Ciao, Fra. Ciao, Asi. Fammi parlare che sto finendo questa cosa che devo chiudere. Ho intenzione di coinvolgere anche streamer per fare NPC, quindi sarà un po' tutto. Quindi, ragazzi, l'obiettivo sarà portare, cioè iniziare una campagna ai livelli infimi. Ho bisogno di altri personaggi. Ora, tu sicuramente, Don, sarai parte dei personaggi. Asi non gliene frega un Ovviamente, ragazzi. cazzo. Ma di Di che stiamo a parlare? D&D? Dungeon and Dragons, sì, iniziare una campagna su D&D, tanto attento, ne frega un cazzo, quindi. Però allora, probabilmente vorrei tanto Bonzo, Bonzo, Così. Bonzo, se vuoi va bene, se vuoi Così. va bene. Te ne frega un cazzo, Comunque vabbè. ragazzi,
Ne parleremo meglio su Discord. Ora, ragazzi, vi devo salutare. Io vi ringrazio per tutto. Oggi... lavoro fra? Sì, lavoro alle 5. Io vi saluto, ragazzi. Noi ci vediamo sabato mattina. Non so se Asirus andrà in live questi giorni, però io domani non posso perché mi devo testare e venerdì devo lavorare dalla mattina. Me ne frega un cazzo. No, vado io in live, ragazzi, su questo canale stesso. Non puoi il cazzo io. Ragazzi, io vi saluto. Noi ci vediamo. Noi ci vediamo sabato. Ma non fanno sul raid? Chi posso farlo? Posso farlo Airu, ma... C'è Bort che non stima un bel po', eh? Ah, allora andiamo a trovare Bort che sta portando... Souls. Temp Dark Souls. Cioè, Bort è Dark Souls. Esatto, Bort è... Allora. Bort è nato e morirà Dark Souls. Sì, praticamente. Allora, andiamo a trovare il nostro amico Bort. Ok. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio di tutto. Noi ci vediamo sabato e io spero sabato mattina e spero che no, tu andrai in live oggi, Fra. Un bacio zuccheroso a tutti. Io no. Oggi come ho la terza dose. Non ho capito. Puoi andare in live, ho capito. No perché non so a che ora riesco a fare, capito? No, tu, Fra. Ah, ok. No, c'ho le 5. Ma tu vai in live, Fra? Tu vai in live oggi? Non lo so se sono a casa io oggi. Ok, vabbè. Però se riesco comunque avviso, forza, ragazzi. Forza Roma e Basso Lazio. Grande. Vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e Basso Lazio. Grande. Grande Dave. Io, un bacione, raga. Si parte per il ride. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Aspettavo qualche secondo prima di partire, se non si taglia la voce.